Allora, chiedo solo un feedback se si vede la presentazione e se si sente. Sì, perfetto. Grazie. Allora, benvenuti a tutti e iniziamo i lavori del convegno Archeologia del Cantilea di temi ed esempi dall'antichità al Medioevo. Io sono Andrea Fiorini, lavoro presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e faccio parte del personale tecnico-amministrativo e sono docente a contratto. Insegno archeologia dell'architettura presso la scuola di specializzazione in beni archeologici e sono il responsabile del laboratorio di archeologia dell'architettura attivo dal 2008. E desidero ringraziare tutti i relatori per aver accettato il nostro invito e ovviamente lo sponsor di questo evento che è l'Istituto Scuola Provinciale Edili di Ravenna. Il convegno prende in rassegna gli indicatori archeologici del cantiere storico e mostra come sia possibile ricavare questi dati, non solo informazioni sull'organizzazione tecnico-logistica del cantiere, ma anche sui gruppi sociali collegati all'edificio, quindi il committente, i costruttori e gli abitanti. Ogni relatore si occuperà di questo tema in relazione a uno specifico contesto territoriale e limitatamente a una determinata fascia cronologica. Prima di lasciare la parola al primo relatore, desidero fornire una breve introduzione, che sarà ancora più breve perché siamo partiti un po' in ritardo, quindi. Il cantiere edile è il luogo della produzione edilizia, un luogo di lavoro particolare in quanto destinato a essere smantellato non appena ultimata l'opera. Scusa Andrea, Baleani deve chiudere il microfono. Sì. Allora, non so come si fa. Perfetto, grazie. Grazie. Quindi dicevo che sarà smantellato non appena ultimata l'opera per la quale è stato installato. All'interno di un cantiere, possiamo vedere, troviamo impianti, attrezzature, armi di manovra, magazzini, uffici e eventuali alloggiamenti necessari per realizzare l'intervento edilizio. Se ci riflettiamo, tra tutti i luoghi della produzione, il cantiere è quello che più frequentemente entra in relazione con la nostra vita quotidiana. Neanche farla apposta, l'organizzazione di questo convegno e la scrittura di questo testo sono attività che ho svolto a un paio di metri da un cantiere. Tralascio il rumore e il suo impatto sulla qualità del mio lavoro, sottolineo invece quanto possa essere interessante per chi si approccia allo studio del cantiere storico ascoltare i dialoghi tra i costruttori. Si condividono informazioni sulle procedure più efficaci, oppure sull'arrivo dei materiali in cantiere e di conseguenza sulle tempistiche da rispettare e molto altro ancora. Come qualsiasi altro luogo di lavoro, il cantiere per funzionare deve essere progettato con cura. Dalla progettazione dipende la sua efficienza, ovvero la possibilità di realizzare l'opera edilizia con i migliori risultati e i minor costi. Il progetto deve chiarire in che modo si intende far fronte alle esigenze tecniche ed economiche del cantiere, quali operazioni eseguire per il suo impianto, quali sono le successive fasi di lavoro, quali materiali e attrezzature occorrono per svolgerlo, in che modo garantire, questa è una cosa fondamentale anche nel cantiere storico, l'alimentazione idrica, ovviamente quella elettrica no, e molto altro ancora. Realmente le scelte progettuali devono garantire l'effettiva realizzazione dell'opera in quel sito, pertanto devono tener conto di numerosi fattori come ad esempio la situazione ambientale peculiare, quindi la natura del terreno, le condizioni climatiche. E naturalmente le scelte progettuali devono garantire l'effettiva realizzazione dell'opera attraverso la consueta sequenza delle operazioni costruttive. E tralascio lo schema che riguarda i ruoli e le responsabilità delle persone che partecipano direttamente o indirettamente all'attività del cantiere,
anche se la situazione attuale rispecchia fedelmente quello che succede comunque almeno nel tardo medioevo. Lo vedremo più avanti. E, come è noto, al centro dell'interesse degli archeologi ci sono le diverse forme della produzione artistica e monumentale, l'economia, le interazioni fra uomo e ambiente, i saperi tecnici, i processi di trasformazione culturale e, in particolare, le ragioni stesse di questi processi. Quindi, attraverso lo studio del cantiere è possibile approfondire la conoscenza di questi aspetti del passato. Infatti, i cantieri edilizi sono in continua interrelazione con i contesti socio-culturali che li hanno prodotti e fruiti. Vado velocissimamente per rispettare il programma. Informazioni sul cantiere, come sappiamo, possiamo trarle dalle fonti scritte, una miniera di informazioni, dalle fonti ovviamente iconografiche, anche di tipo scultorea, e ovviamente dalla fonte epigrafica. È importante per due temi almeno. La prima è il costo delle costruzioni di età romana, mi riferisco alle ditte dei pezzi di Diocleziano, e poi il mutamento nel basso medioevo della considerazione sociale dei costruttori. Mi spiego, in genere nell'alto medioevo non si rendeva noto il nome del costruttore, le cose cambiano a partire dall'undicesimo secolo, quando in Italia, centro settentrionale, ai maestri si concedono pubblici onori attraverso l'epigrafia. E il caso toscano più noto è sicuramente quello di Buschieto, l'architetto che guida il primo cantiere della cattedrale di Pisa. Ma ovviamente le informazioni sul cantiere storico, quelle che insomma, noi andiamo a privilegiare, sono quelle che ci restituiscono le indagini archeologiche. E, prima di tutto lo scavo archeologico. Vediamo alcuni casi che forse sono poco conosciuti. Diciamo che dalla cottura del calcare si ottiene un materiale friabile, zolle di calce viva, che viene mescolato all'acqua per ottenere il grassello. Una fossa contenente grassello ancora morbido e pronto all'uso è stata portata in luce durante gli scavi della villa dei Quintili a Roma. Si tratta di un ritrovamento eccezionale che, tra l'altro, è databile con certezza tra la prima metà del secondo secolo d.C., quando viene allestito il cantiere di fondazione della villa, e la prima metà del IV secolo, quando il vano colmo di grassello fu sigillato da uno spesso strato di crollo. E nella seconda slide vediamo uno dei rari casi di tracce riferibili a un'impalcatura indipendente. E poi veniamo a invece lo studio del cantiere attraverso l'analisi archeologica degli elevati. Qui devo citare lo splendido lavoro di Giovanna Bianchi, eseguito negli anni 90, grazie alla quale abbiamo capito come studiare l'avanzamento del cantiere, la divisione del lavoro e la provenienza dei costruttori. Vediamo la sequenza delle giornate di lavoro le varie tipologie, torno indietro, le varie tipologie che documentano la presenza di costruttori con saperi costruttivi differenti. Chiedo scusa per la sintesi, ma vogliamo stare nei tempi. Un elemento caratteristico che ritroviamo dall'antichità al Medioevo, erano sistemi per raccordare le diverse fasi di lavoro di un ciclo produttivo. Per spiegare ai posatori il corretto montaggio di un manufatto, si potevano incidere su ogni elemento lettere o numeri. Stupefacente il numero di questi segni di assemblaggio individuati nel portico di Filippo, a Delo, una piccola isola della Grecia. In alcuni casi era poi sufficiente porre in opera gli elementi in modo tale da far combaciare piccoli segni di utilità. Ad esempio, nel XV secolo
si marchiano le travi che vengono a costituire la struttura portante del manto di copertura del castello di Emaville. Stato dell'arte, ovviamente non è la sede giusta per fare l'elenco di tutte le pubblicazioni, vado a, semplicemente a mostrare quali sono le ultime pubblicazioni più interessanti e dalle quali si può trarre questo primo risultato. E i temi per i quali i dati a disposizione forniscono una conoscenza esaustiva sono le tempistiche, i costi, le persone, i materiali, le attrezzature, la filiera del cantiere, il sistema di gestione finanziaria, mentre forse sono meno trattati il tema della sicurezza nel cantiere storico e poi i cantieri per demolire, non quelli per costruire. Cosa conosciamo delle persone addette a questa attività? Quali strumenti e metodi utilizzavano? Quale importanza sociale avevano i cosiddetti guastatori? A Siena, ad esempio, godevano di grande considerazione in quanto dalla loro destrezza dipendeva la sicurezza delle abitazioni adiacenti al cantiere. Per questo motivo avevano un salario superiore a quello degli scalpellini. E, ultimo tema, che ritengo molto interessante, è quello del cambiamento in corso d'opera dell'organizzazione di un cantiere. Sarebbe interessante passare in rassegna i motivi che hanno obbligato i costruttori a cambiare materiali, modi costruttivi e forme architettoniche prima della chiusura dei lavori, come ad esempio nel Duomo di Ferrara, dove in base a recenti indagini condotte a diretto contatto con le strutture è stato ipotizzato che il progetto originario della facciata prevedesse una soluzione a salienti. Sorvolo invece sul tema del non finito, in altre parole del cantiere interrotto, perché già sviscerato in occasione di un workshop svolto nel mese di marzo. Benissimo, grazie per l'attenzione. A questo punto direi di invitare a parlare di Gabriele Cifani. Bene, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, sentiamo. Vorrei caricare il PowerPoint, cortesemente. Sì. Stessa procedura di prima. Sì, sì. Quanto tempo ho a disposizione? Abbiamo 20 minuti. 20 minuti, va bene. Cercherò di stare nei tempi, quindi per le 3:25. Esatto, grazie. Sì. Dunque, perfetto. Dunque, vedete tutti bene il PowerPoint? Io vedo. Bene, mi fido. E a questo punto possiamo procedere. Dunque, parleremo oggi brevemente dell'organizzazione dei cantieri di età arcaica nell'Italia centrale tirrenica. In realtà, dato insomma le ristrettezze del tempo, un pochino di tutto di questo interessantissimo convegno e anche per lasciare spazio ai colleghi, concentreremo la nostra attenzione particolarmente sul caso di Roma arcaica. Qualche breve riferimento bibliografico prima di iniziare. Chiunque voglia approcciare questo tema deve sempre comunque partire dalla grande e importante monografia di Giuseppe Lugli del 1957, che ha diversi riferimenti anche per quello che era allora il quadro delle conoscenze anche sulla Roma arcaica. Sono riferimenti, diciamo, tematici, non sistematici, se vorremmo dire, diciamo che non rientrano in una ricostruzione storica, ma ad esempio Lugli segnala
dei dati ripresi da Lanciani, ad esempio sulle cave di tufo granulare grigio, che sono importantissime per comprendere il funzionamento di epoca arcaica, soprattutto se connesse alla documentazione archeologica degli ultimi 30 anni. Lo studio di questi monumenti, cioè da dire come strumento di documentazione dell'economia antica, non è stato mai particolarmente avanzato, questo qui va detto. Vi era negli anni Ottanta un breve articolo di Marcello Guaitoli che accennava un pochino ai costi di costruzione, ma si limitava un pochino ad inquadrare alcune procedure e non è andato molto oltre. Su questo argomento invece cominciai ad interessarmi nel lontano 1992 con una tesi di laurea con il professor Andrea Carandini a Roma concernente l'edilizia romana arcaica, le sue tecniche, e di cui detti un primo preliminare nel 94 su studi etruschi e poi una monografia più estesa alcuni anni dopo, nel 2008, in cui facevo un po' il punto della situazione sull'argomento, integrato poi da un altro articolo del 2010 sui grandi cantieri della Roma arcaica nel convegno organizzato da Stefano Camporeale, Lendessal e il dottor Pizzo all'Università di Siena. In quell'occasione avevo cercato di inquadrare i possibili costi di un cantiere in base a dati di archeologia sperimentale o di edilizia tradizionale. A distanza di qualche anno, devo dire, ho un po' rivisto anche queste problematiche in una monografia più recente che è uscita adesso a febbraio nell'ambito dell'economia romana arcaica. Questo perché i cantieri della Roma di VI secolo sono qualcosa di, devo dire, notevolmente avanzato, ma per i quali disponiamo di pochissime fonti letterarie, di nessuna fonte epigrafica o iconografica e di dati archeologici anche estremamente frammentari. Uno di questi concerne un contesto chiave di grande importanza, è quello delle fortificazioni arcaiche. Le fortificazioni del circuito di VI secolo a Roma sono un qualcosa di estremamente complesso dal punto di vista documentario. Sono state inquadrate con una serie di singoli rinvenimenti, in genere in occasioni di demolizioni, non di interventi conservativi, a partire, potremmo dire, dalla fine dell'Ottocento, anzi dagli anni 60 dell'Ottocento, negli ultimi anni dello Stato Pontificio, e sono proseguite fino al giorno d'oggi. Quasi mai con volontà conservativa. Il percorso delle fortificazioni abbraccia circa un'area di 380, forse 400 ettari, con un perimetro di 11 chilometri. Quindi questo vi lascia capire la complessità anche della documentazione di un contesto del genere in un'area poi totalmente urbanizzata. C'è qualcuno che sta usando la tastiera in maniera un po' forte, può togliere il microfono cortesemente. Perfetto, grazie. E quindi questa è un'immagine delle dimensioni della superficie dell'abitato arcaico di Roma comparata con altri grandi abitati coevi del VI e V secolo. Vediamo che Roma si colloca nelle dimensioni maggiori, tra le città di maggior estensione, ecco, inferiore soltanto ad Agrigento, Taranto, Sibari e Atene, ovviamente con le sue mura fino al Pireo, ma è indubbiamente la città più grande di tutta l'area centro-tirrenica, ben più grande di tutte le vicine città etrusche
ed ovviamente ben più grande di tutte le città latine. Diamo soltanto un'occhiata per questo seminario a quella che una delle strutture forse più documentate del circuito arcaico, che è quella dell'Agere serviano, ovvero dell'Agere nella zona dell'Esquilino. Ora, se le fortificazioni della città erano basate su una combinazione tra tagli verticali del banco tufaceo, murature nelle zone di fondovalle abbinate sempre a dei fossati, nella zona pianeggiante dell'Agere Esquilino, per una lunghezza di circa di oltre un chilometro, circa 1,3 km, secondo la testimonianza di Plinio e di Strabone, viene realizzato il famoso Agere Serviano. L'Agere Serviano non è semplicemente un fossato e un riporto di terra. Innanzitutto è un fossato di una larghezza di circa 30 metri e una profondità di 17, tale da pescare sul basso, per una profondità di almeno un metro, fino anche la falda acquifera. Il riporto di terra è qualcosa di imponente, è un'area larga anche questa quasi 40 metri, correlata a due viabilità, una antistante l'Agere, una sovrastante l'Agere, super Agere, e una anche parallela al muro di contenimento interno, viabilità correlata a sua volta anche da un sistema di drenaggio in muratura. Questa è un'immagine del muro di contenimento interno in una bella foto della stazione Termini del 1948, prima della costruzione della facciata attuale. Questi resti sono ora in larga parte demoliti, i resti di questo muro, alcune sezioni rimangono all'interno del locale McDonald's, all'altezza della linea B della metro, e sono apprezzabili per il loro spessore, sono mura larghe oltre un metro ed alte più di 2 metri. E questo era solo il muro di contenimento interno, non era il muro esterno, si badi bene, realizzato in tufo granulare grigio, lo stessa pietra che sarà utilizzata per il Tempio di Giove Capitolino e con un modulo assai simile adesso. Il computo che avevo formulato per il convegno di Siena del 2008 era quello di, lavoro solo per il movimento terra, escluso quindi il rivestimento lapideo, era quello di un anno e mezzo di lavoro con almeno 100 operai. Questo calcolo estremamente teorico, basato sul dato di partenza che per un metro cubo di terreno friabile, per lo scavo di un metro cubo di terreno diciamo non troppo compatto, sono necessarie almeno 2 ore di operaio. Calcolato l'intero volume dell'Agere Serviano, è stato facile arrivare un pochino ad un parametro di 10 ore. Sarebbe stato forse più erudito immaginare calare questo computo all'interno del calendario romano arcaico, levando i giorni feriali, ma ho preferito mantenere un computo neutro che desse, diciamo, un'idea di massima di questo sforzo produttivo. Molti di questi dati sulla realizzazione vanno inoltre confrontati anche con quelli possibili della manutenzione di una struttura. E alcuni lumi a riguardo ci vengono dall'Overton Down Project, voluto dal British Council tra il 1960 e il 1992, in Inghilterra è stato creato un terrapieno fossato antistante e si sono valutati i fenomeni di erosione nell'arco di un trentennio. Ecco, questo che vedete dal grafico è quello che può succedere senza una adeguata manutenzione della struttura. E mostra anche la necessità, ovviamente, sia di un muro di contenimento esterno che guardi antistante il fossato,
sia anche di un muro di contenimento interno verso l'abitato, ma soprattutto la necessità continua di una manutenzione del fossato stesso, che altrimenti tenderebbe da solo a collassare nel giro di pochi decenni e a colmarsi. Quindi quando ragioniamo sui costi di cantiere, dobbiamo immaginare non solo i cantieri di realizzazione, ma anche i cantieri, chiamiamoli minori, di manutenzione annua. L'altro grande cantiere, fondamentale cantiere, è quello del Tempio di Giove Capitolino. Ora vorrei ricordare che il Tempio di Giove Capitolino è il tempio più grande costruito a Roma fino di fatto all'età adrianea. Viene superato come dimensioni soltanto dal Tempio di Venere e Roma. Viene forse eguagliato dalla costruzione del Pantheon di età augustea, ma forse eguagliato, non mai superato. L'unico edificio che supererà per grandezza il Tempio di Giove Capitolino sarà il Tempio di Venere a Roma, ma stiamo in età adrianea e quindi in una fase ben diversa da quella di età arcaica. Questo riferimento è soltanto per darvi un'idea dello sforzo che fu necessario intorno alla seconda metà del VI secolo a.C. per la realizzazione di questa struttura. Questa è la ricostruzione ripresa da Dante. C'è qualcuno che deve staccare il microfono cortesemente. Bene, questo è un dettaglio delle strutture murarie in rapporto alla ricostruzione, e questo è soprattutto un'immagine delle impressionanti fondazioni sottostanti il podio. Immaginate che il livello di calpestio era circa 4 metri, 4 metri e mezzo più in basso rispetto allo stilobate. Quindi il podio si ergeva di circa 4 metri e mezzo, 5, ma almeno 6 metri di profondità erano diciamo interessati dalle murature per raggiungere il banco tufaceo, ove agganciarsi anche ad una certa profondità, anche ad un metro e mezzo di profondità. Questi muri sono larghi da 6 a finanche 8 metri, quindi sono muri di una larghezza considerevole e sono posti in corrispondenza delle colonne. Il calcolo del podio in metri cubi porta una misura di circa 142.000 blocchi cavati con il metodo tradizionale da un banco di tufo, lavorati con gli attrezzi che ben conosciamo, riconoscibili ancora in alcuni dei blocchi. Sono delle asce con taglio che danno un taglio a 45 gradi. E diciamo il tempo necessario al solo taglio dei blocchi, quindi non inclusa la manodopera per il trasporto, la messa in opera e quanto il resto, era di almeno di 17.800 giornate lavorative. Immaginando un sistema di trasporto con buoi o cavalli, possiamo avere un'idea di quello che era, diciamo, anche la velocità del trasporto di questo tipo di blocchi, che erano cavati da cave poste tutte nell'immediato suburbio o in prossimità delle mura. E questa fu, diciamo, una piccola scoperta fatta proprio nell'occasione all'epoca della mia tesi di laurea, di questo sistema di cave di età arcaica ubicate nell'immediato suburbio. Cave di età arcaica perché? Perché sappiamo che quel tipo di tufo con quel tipo di taglio era tipico dell'età arcaica. E anche perché inoltre sembrano tutte rispettare o attestarsi queste cave sul limite
riferito alle fortificazioni di epoca arcaica. Un esempio di questo tipo di cave è offerto dalle cosiddette latomie di Villa Patrizi, che, indovinate, si trovano esattamente al di sotto del Ministero dei Lavori Pubblici a Roma. E si tratta delle cave utilizzate probabilmente per la realizzazione del Tempio di Giove Capitolino. Si trovano esattamente in questo punto, in questa mappa, sono indicate con il numero 1, e sono quelle più prossime per quota e per vicinanza al cantiere del Tempio di Giove, che era facilmente raggiungibile tramite l'Alta Semita. La sella, la viabilità di sommità del Quirinale, è tuttora ricalcata da via 20 Settembre. Altre cave erano presso la stazione Termini, non troppo distante. Questo livello indicato, il livello di cave indicato con la lettera L. Il sistema di posa è stato ricostruito con una serie di terrapieni e con l'accostamento dei blocchi tramite paletti, che trova la sua conferma proprio in diversi fori tuttora visibili sui blocchi del Tempio di Giove Capitolino, come visibili all'interno dell'itinerario dei Musei Capitolini. Questa è una visione, anche un rilievo prospettico di una parte delle fondazioni del Tempio di Giove. Questo è un dettaglio ulteriore che avevo realizzato nel 96. Sono visibili a metà altezza diversi blocchi con un'incisione di arretramento in facciata. Eccoli qua, in un rilievo del 1936 di un archeologo svedese, e anche questi servivano per meglio accostare i blocchi proprio in prossimità della facciata. Possibile anche l'utilizzo di qualche macchina trattoria. Sappiamo ad esempio che a Volsini sono attestati dei blocchi con segni di ferri forfices, ma di tutto ciò non abbiamo trovato traccia negli edifici di epoca arcaica a Roma per il momento. Aggiungo altresì che gli edifici di epoca arcaica a Roma non mostrano segni di marchi di cava, e questo pure sarà oggetto di ulteriore riflessione. Il cantiere era anche dotato di una forgia, probabilmente per ritemprare e per lavorare anche gli attrezzi degli scalpellini alla fine della giornata di cantiere. Questo lo sappiamo come riferimento alla cantieristica medievale. Il dato interessante di questa forgia, però, è che questa forgia si sovrappone ad una precedente forgia attiva già dalla fase iniziale della prima età del ferro, ma che sopravvive anche all'interno del cantiere del Tempio di Giove stesso. Segno evidente che il cantiere ha salvato probabilmente una delle forge che erano nel quartiere residenziale, che era sul Capitolium fino alla metà del VI secolo, e l'ha riutilizzata in funzione del cantiere stesso. Qual è la forza lavoro? La forza lavoro sono ovviamente la popolazione in questa fase, popolazione arruolata per l'occasione, si intendono ovviamente i ceti più bassi della popolazione, forse coloro che erano esclusi dal svolgere una funzione nell'esercito in base alla riforma serviana, forse proprio gli stessi proletari, e che però potevano fornire mano d'opera all'interno di grandi cantieri urbani. Ma un cantiere come il Tempio di Giove Capitolino deve far riflettere nello specifico. È un cantiere che prevede diversi livelli di professionalità e di specializzazione. E qui soccorre la testimonianza di Livio sull'arrivo di fabbri e carpentieri da tutta l'Etruria
per concorrere alla realizzazione del Tempio di Giove Capitolino. Quindi dobbiamo supporre la manodopera specializzata come retribuita e la manodopera generica come gratuita, come prestazione di corvée all'interno del corpo civico o anche come obbligo da parte di alcune città a Roma federate. Il caso, ad esempio, di Cori, dove, per il quale Domenico Papalombi ha sottolineato la presenza di una fonte letteraria che ricordava l'impiego di mastri e carpentieri provenienti proprio da Cori, di fabbri corani. Ma vorrei, c'è un ultimo punto su cui vorrei soffermarmi, ed è questo. Il cantiere di Giove Capitolino, il numero 9 nella prima immagine a sinistra, non trova nessun confronto sul piano dimensionale con quella che era la precedente cantieristica in tutta l'Italia centro-tirrenica. È una struttura che rimane ineguagliata ed è un unicum anche a Roma e in tutta l'Italia centrale, in Etruria e Lazio. Dove trova confronti questa struttura? Questa struttura trova confronti in area ionica, in particolare nell'Artemision di Efeso, nell'Eraion di Samo, nell'Olimpieion di Atene, che come ricordiamo è un edificio di impianto ionico a livello planimetrico. Soprattutto ricorda questi edifici nella larghezza del podio stesso, che è circa 53 metri e che ribatte con grande precisione quella degli edifici appena menzionati di area ionica. Ma lo ricorda anche per il tipo di spaziatura degli intercolumni più larga in corrispondenza della cella di Giove e a decrescere sulle fasce laterali, in corrispondenza peraltro delle celle di Giunone e Minerva. Ho quasi finito, un minuto. Per questo l'idea di base è che il cantiere sia stato organizzato probabilmente da un architetto formatosi nella Ionia o proveniente dalla Ionia, il che non ci deve stupire data la presenza di numerosi artigiani in area centro-tirrenica sul finire del VI provenienti dalla Ionia. E per la realizzazione di un grande cantiere di tale complessità, per lo studio dei carichi, immaginiamo del tetto, delle colonne e tutto, probabilmente gli unici riferimenti erano questi dei grandi cantieri della Ionia, cui potrebbe essere stato reclutato l'architetto che ha realizzato lo straordinario edificio del Tempio di Giove, VI secolo avanti Cristo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Gabriele Cifani per questa attenzione, un bel intervento. E prego Seth Bernard di procedere con il suo intervento. Sto provando, penso che si vede il PowerPoint. Provo io. Forse si vede adesso. Io sì, si vedo correttamente. Ah, ok, quindi grazie Andrea. Va bene? Credo che sia io a comandarlo, se ti fa piacere. No, faccio io, va bene. Prova. Va bene? Okay. Io vedo. Sì. Ok, grazie. In questo intervento, parlo in italiano, in questo intervento intendo tracciare le caratteristiche dei cantieri dell'Italia più o meno centrale, del IV e III secolo. Ma inizio invece con una questione terminologica sulla definizione del periodo stesso. In che modo facciamo riferimento a questa epoca romana italiana? In alcuni casi sembrerebbe giusto definire questa come una prima fase ellenistica,
anche se l'influenza greca non era simile a quella dei secoli successivi. Però l'uso di un termine romano come medio repubblicano, per esempio, in riferimento a tutta l'Italia in questo momento, sembra anacronistico in un momento in cui la conquista romana era ancora incompiuta. In alcuni contesti, sembrerebbe meglio mettere in relazione questo periodo a quello che è venuto prima, di cui Gabriele ha parlato, una fase tardo-arcaica o dell'età del ferro. Mi pare che la stessa ambivalenza terminologica valga anche per il mondo dei cantieri. Troviamo costruttori e tecniche edilizie che circolano ovunque in Italia, ma l'integrazione della penisola non sembra mai raggiungere i livelli dei periodi successivi. In termini tecnologici, il periodo non è noto per grandi innovazioni, ma invece da ponte tra la prima età dell'opus quadratum e quella dell'opus caementicium. Così i cantieri mostrano la stessa ambivalenza riscontrata nel dilemma legato al nome del periodo storico, collegato tanto al passato quanto al futuro. Per affrontare questo tema mi concentro qui su aspetti di continuità e cambiamento, che servono a mostrare come i cantieri di questo periodo fossero sia legati alla tradizione che molto dinamici. Innanzitutto, dobbiamo ammettere che, almeno in termini archeologici, abbiamo relativamente pochi studi dedicati ai cantieri dell'Italia del periodo. In molti casi, gli scavi del secolo scorso e dell'Ottocento non hanno registrato stratigrafie rilevanti, ma il problema della visibilità deriva anche dalla lettura dell'evidenza stessa, soprattutto nell'area tirrenica, dove gli insediamenti sono emersi in tempi molto più antichi. La configurazione dei cantieri in contesti urbani mostra spesso una stretta relazione con gli schemi preesistenti. Si considera l'Acropoli di Volterra, ad esempio, dove il santuario ellenistico è stato costruito alla fine del IV secolo nello stesso luogo in cui sorgeva il tempio arcaico, che a quel tempo il Tempio Vecchio è stato distrutto e rimosso, anche se parte di un suo muro, che si vede alla sinistra, ha contribuito a sostenere il santuario ellenistico successivo. Osserviamo qui questa trasformazione nel dettaglio, ma ovviamente lo stesso paradigma si può riscontrare a livello più ampio. A Roma, ad esempio, il grande podio repubblicano di Sant'Omobono, costruito all'inizio del V secolo, ha coperto le macerie del Tempio o forse dei Templi arcaici. A Largo Argentina, a Roma, recenti scavi hanno sfalato muri di tufo. Vorrei registrare le cose di giugno. Come? Il microfono. A Roma, recenti scavi a Largo Argentina hanno sfilato muri di tufo del Palatino sotto l'area dei successivi templi medio-repubblicani. La funzione di questi muri è incerta, ma nel Campo Marzio a Roma sembra improbabile che si trattasse di architettura privata. Invece vediamo fasi di architettura civica una sopra l'altra. Quindi, almeno da un punto di vista spaziale, in questi edifici poliadici, troviamo una certa continuità e lo stesso fenomeno si ritrova in altre classi di monumenti, come le mura ed addirittura nelle case private. A Roma, le case medio-repubblicane sotto il Foro di Cesare o sulla Via Sacra rappresentano modificazioni di strutture arcaiche. Fuori dalla città, lo stesso si può dire della Villa dell'Auditorium. La stessa ripetizione si trova anche a Pompei, dove gli scavi nella Regio VI hanno dimostrato che la città arcaica si estendeva ampiamente all'interno della mura e sotto le case del periodo sanitico. In tutti questi casi viene naturale pensare che i costruttori abbiano analizzato i problemi di layout e organizzazione contestualmente ai precedenti. Tutto ciò non intende negare l'innovatività dell'edilizia del periodo.
Infatti, vi sono in questi secoli progetti costruiti totalmente ex novo, ma è indicativo che la maggior parte di questi casi siano emersi al di fuori della regione centrale o comunque in luoghi in cui possiamo rilevare l'influenza forte della romanizzazione. Parliamo, per esempio, dei siti coloniali come Cosa o Alba Fucens, o delle prime fasi di santuari italici a Pietrabondante, Rosano di Vaglio. Dunque, per lo più, l'archeologia riflette l'ambivalenza di cui ho già parlato e si deve stare molto attenti a distinguere le varie fasi cronologiche. Infatti, i testi rilevanti richiedono a loro volta una sorta di metodo stratigrafico, perché si deve lavorare al ritroso partendo da fonti di molto successive. Ho sostenuto altrove che alcuni passaggi di Vitruvio di architettura rivelano una stabilizzazione della conoscenza tecnica precisamente in questo periodo. Per esempio, la sua discussione sulle pietre dell'Opus Quadratum ripercorre la geografia della conquista dell'Italia e non fa riferimento al marmo, riflettendo probabilmente una fonte, orale o scritto, non sappiamo, anteriore alla conquista della Grecia. Generalmente ci sono poche informazioni documentari per quel che riguarda sui cantieri del periodo da noi trattato. Le fonti sono per lo più storie scritte dalle elites senza alcun interesse per le informazioni edili. E tornerò su una rara eccezione alla fine della mia relazione. Infatti, non si possiedono per la penisola del periodo le informazioni tecniche che hanno interessato, per esempio, Filisto di Siracusa, il cui resoconto del cantiere, in molto dettaglio, delle mura dell'Epipolae ci viene trasmesso da Diodoro Siculo. La documentazione epigrafica nel frattempo è altrettanto scarsa, con la rilevante eccezione delle firme di artigiani, di cui parlerò a breve. Dunque, quanto segue deve essere considerato provvisorio, nel senso che la mia speranza è che questa panoramica possa fornire una base per ulteriori studi e dirigere l'attenzione sulla stratigrafia archeologica pertinente. Passo ora a parlare di una sorta di chaîne opératoire, partendo dalla localizzazione e preparazione dei cantieri e per poi passare alla organizzazione delle attività all'interno delle cantiere. La geologia dell'Italia peninsulare, caratterizzata dai plateau vulcanici scavati dai fumi, ha costretto i costruttori a confrontarsi ovunque con terreni irregolari e i cantieri a dipendere in primo luogo dalla compensazione e dal livellamento. Questa non è una novità del periodo, ovviamente, ma in alcuni casi si vedono formalizzazioni. L'area capitolina a Roma, ad esempio, è stata livellata in modo importante già nel VI secolo per costruire le fondazioni del Campidoglio, di cui abbiamo già sentito. Nel 388 sappiamo che la collina fu terrazzata di nuovo, forse in una fase preliminare del rifacimento delle difese delle città. E i terrazzamenti in Opus Quadratum vengono usati per regolarizzare l'altopiano. Una piattaforma artificiale è stata costruita anche sul Palatino, nella zona del Tempio della Vittoria e poi della Magna Mater. Altrove, nel Lazio, a Tibur, a Terracina e probabilmente già a Praeneste, tracce simili datati verso stesso periodo rappresentano la fase iniziale delle grandi terrazze santuarie del periodo più tardo ellenistico. Inoltre, questo livellamento intensivo non era esclusivo dell'architettura civica, ma lo vediamo ad esempio alla Tinku House a Gabi, dove si nota come l'azione iniziale sia stata quella di scolpire il sostrato roccioso per poi livellare il terreno. Come ho già detto, in molti casi la prima fase di realizzazione dei cantieri in questo periodo
comportava la, rimozione di strutture precedenti. È possibile che il materiale rimosso sia stato riutilizzato e infatti in alcuni casi troviamo le macerie che potevano provenire da monumenti precedenti. A Roma, ad esempio, lo scavo di Marchetti Longhi ha rilevato macerie edili gettate insieme dalla terra all'interno del podio del Tempio C a Largo Argentina. Un'altra strategia era quella di utilizzare scarti di produzione dal cantiere, ad esempio scaglie di pietra lavorata, per riempimento e livellamento. Quando il sito è stato livellato, il cantiere aveva bisogno di creare collegamenti con le forniture dei materiali necessari. Qui possiamo notare uno spostamento lento, ma concreto, in questo periodo, verso catene di fornitura più estese e autonome. Ovviamente non troviamo ancora spedizioni transmarine di pietra o marmo o la grande produzione di laterizi della Val di Tevere, ma comunque rimane possibile cogliere tracce importanti di cambiamento. I cantieri italiani arcaici spesso presentavano aria per la produzione artigianale nel cantiere stesso. Fornace per tegole o di metallurgia, la forgia di cui abbiamo appena sentito, compaiono spesso. E possiamo notare tanti esempi di questo tipo di cantiere dal Campidoglio a Roma o la grande fornace accanto al Tempio di Tinia a Marzabotto. All'altro estremo di nostro periodo, invece, troviamo nell'ex colonia genitivae, in questo brano, una legge cesariana, regole sulle dimensioni delle fornace o figulae teglariae dentro e fuori della colonia romana. Questa legge registra informazioni precedenti, ma non sappiamo bene a quando datarle. Comunque, la situazione spaziale assomiglia a quella delle grandi fornaci extraurbane che troviamo nell'Italia meridionale e nel mondo greco, dove le grandi fornaci di Metapanto e di altre località erano localizzati fuori dello spazio urbano, in zone industriali o keramiche. I boli pubblici, cioè demoticoi, sui mattoni da alcuni siti manio-greci, si trovano confronti dalla fine del III secolo in siti italici, dove troviamo mattoni con il nome di Medices locali. Possiamo vedere in questo materiale, dunque, due fini di un sviluppo della produzione esterna ai cantieri. Tuttavia, è difficile individuare più precisamente quando il cambiamento è avvenuto, e certamente non è avvenuto in modo lineare. Continuiamo a trovare produzione di tegole ai cantieri, ad esempio a Falerii, dove la produzione ceramica locale è ormai ben studiata, e forse nella villa di Selvaseca a Blera, e anche a Caere, Civetri. In altri casi, troviamo tegole prodotte per un sito specifico, come nelle terme di Fregelle, che suggerisce uno stretto coordinamento tra produttore e consumatore. Quindi, vi è stato un cambiamento in questo periodo, ma lento e probabilmente irregolare. Lo stesso lento cambiamento ha caratterizzato la fornitura di pietra ai cantieri. L'edilizia arcaica in Italia si basava sulla pietra locale. Possiamo pensare al tufo del Palatino romano o al Papamonte pompeiano, pietre cavate o estratte proprio accanto ai cantieri stessi. E si potrebbero fare altri esempi, come Caere, dove sono cave accanto alle mura, anche cosa qui. Le città situate in contesti geografici complessi potrebbero aver impiegato più tipi di pietre e talvolta cogliere anche importazioni su lunga distanza. Di recente, lo studio petrochimico ha confermato che la costruzione del Tempio arcaico di Sant'Omobono ha impiegato tufo dell'Agnene. Tuttavia, l'importazione e la varietà di pietra a Roma diventano più diffuse e comuni in seguito, pian piano. A Roma, dopo la conquista del territorio meridionale, il nuovo territorio ha portato nuove risorse ai costruttori della città e questo ha complicato il sistema di approvvigionamento. Ho descritto altrove una strategia coerente in uso nella Roma medio-repubblicana.
riguardante l'impiego di diversi tuffi selezionati in base alla loro proprietà strutturale. Questa strategia non era esclusiva di Roma. A Papalonia, ad esempio, l'architettura dei tumuli orientalizzanti impiegava diverse pietre per diverse parti dei monumenti, mentre l'uso misto di varie pietre è diventato più sviluppato nel periodo ellenistico, quando la produzione nelle cave è diventata più sistematizzata. La difficoltà di approvvigionamento può anche spiegare l'uso più frequente dei marchi di cava. A Roma si trovano per la prima volta segni sui blocchi di tufo giallo all'inizio del IV secolo, mentre gli stessi segni non sono stati trovati sull'architettura arcaica di tufo del Palatino. Ci sono marchi altrove nel Lazio, sui monumenti a Segni, a Latri, ovunque da Bossena a Ovulci in Etruria, a Terni in Umbria. Tali segni devono in qualche modo riferirsi all'approvvigionamento e all'organizzazione della pietra, delle cave, ai cantieri, e possono quindi essere interpretati come indicazioni di una maggiore formalizzazione e complicazione. Oltre ai materiali, i cantieri dovevano anche stabilire la fornitura di manodopera. Anche in questo caso, dovremo definire questo periodo come un momento di transizione della vecchia economia politica arcaica a nuove forme di organizzazione economica. Nell'Italia arcaica, le nostre fonti descrivono il lavoro impiegato in due modi. I lavoratori qualificati erano artigiani mobili, come Volca di Veo. Invece, il lavoro non qualificato era spesso organizzato per a corvée. Questo è notoriamente il sistema usato dai Tarquini a Roma, ma appare altrove, ad esempio nella Cumae di Aristodemo. La corvée persiste nella fortificazione di Dionigio a Siracusa, ad esempio, o a Roma, dove la plebs coacta, come si vede qui, ha costruito le mura nel 378. Ma da quel momento in poi sentiamo sempre di meno parlare di questo sistema di corvée o lavoro edilizio. Al contrario, schiavitù e manodopera esterna diventano predominanti. Anche in questo caso, il cambiamento del lavoro sui cantieri devono essere inteso in relazione al passato. Infatti, è già possibile trovare uno schiavo produttore in un bolo etrusco arcaico su una tegla di Nepi. Una foto non potevo trovare, scusa. Tuttavia, il IV e III secolo rivelano un aumento significativo per quel che riguarda le ferme artigianali sugli instrumenti greci, come Polacriti e Diocle a Roma, hanno fermato monumenti qui in latino, mentre il nome etrusco Attis Aruntius si trova in lingua osca sulle mura sanitiche di Pompei. Altrove ha attirato l'attenzione sul fatto che gli artigiani e le ferme, gli artigiani coinvolti nelle costruzioni monumentali erano più mobili in questo senso di quelli che producevano artigianato più piccolo. Questo materiale suggerisce un'abile classe artigiana, spesso servile, che si muove da cantiere a cantiere, come i journeymen dell'età medievale. Nel frattempo, dopo l'inizio del IV secolo, la corvée cessano di essere riportati dalle fonti, e tutto ciò suggerisce una situazione di crescente specializzazione e professionalizzazione. La manodopera ha avuto impatto sulle decisioni tecnologiche nei cantieri. In alcuni casi possiamo collegare strettamente le tecniche alla forza di lavoro utilizzata. Un esempio buono è la muratura poligonale al di fuori della città del Carcare del Lazio. Nella colonia latina di Cosa, fondata nel 273, troviamo per la prima volta in Etruria una muratura poligonale della terza maniera di Lulli, ben notato nella zona laziale, ma molto diverso dai precedenti etruschi da Roselle e altrove. Sembra che i coloni
venuti dal Lazio, abbiano trasferito la loro tecnologia. Forse potrebbero aver scelto per la colonia la collina di Anzedonia per ragioni legate alla presenza qui, dal suo calcare dolomitico, una roccia simile a quello del Lazio. In seguito, la stessa tecnica proliferava nei siti coloniali in Etruria. Le mura di Orbetello sono chiaramente legate a quella di Cosa, le mura poligonali di Pirghi o Saturnia rivelano percorsi simili. Altri contesti coloniali mostrano la stessa cosa, come ad esempio la prima fase della mura di Spoleto, in Umbria. Tuttavia, è anche possibile che questa circolazione di tecniche abbia avuto impatti secondari, oltre gli insediamenti coloniali, come suggerito dalla muratura poligonale delle case ellenistiche a Poggiorello Renzetti, a Vettolonia. Possiamo chiederci se la tecnologia si è spostata da un sito all'altro insieme ai mestieri o anche agli architetti. Forse troviamo un architetto nel personaggio di Vel Raffi, raffigurato su un'urna perugina dal terzo secolo, con in mano un metro sotto un arco, forse di suo disegno. Per trovare altri mestieri, possiamo concentrarci sull'organizzazione gerarchica dei cantieri visibile sia in archeologia che nei testi. La discussione di Diodoro Siculo sulla costruzione delle mura di Siracusa rivela la parcellizzazione della costruzione delle mura in sezioni lineari, ciascuna con un numero fisso di muratori specializzati. Questa pratica anche trova confronto a Roma, dove il grande pannello delle mura a Piazza Cinquecento mostra due giunti verticali a 36 metri di distanza, equivalenti a un plethron siracusano. Altre fortificazioni mostrano spesso simili giunti verticali che suggeriscono divisioni di grandi cantieri in gruppi più piccoli. Troviamo questi giunti anche in opus poligonali a siti come Cosa o Popolonia. La presenza in cantieri di manodopera specializzata è segnalata anche dalla crescente evidenza dell'utilizzo di macchine di sollevamento. Questo è un altro campo in cui possiamo osservare l'amplificazione della tendenza dei periodi precedenti. A Roma, la prima testimonianza diretta dell'uso di gru nei cantieri sono quei fori per l'inserzione dei ferri fortici ai lati dei blocchi di tufo giallo che si trovano a partire dagli inizi del IV secolo e non si trovano sulle strutture arcaiche del tufo del Palatino. Ciò non esclude l'utilizzo di gru, ma è da segnalare in alternativa l'utilizzo di rampe di terra in alcuni monumenti arcaici. Tuttavia, il primo uso di gru a Roma non è semplice. Nella mura del IV secolo a Piazza Cinquecento troviamo fori di sollevamento sul margine sia superiore che inferiore dei blocchi. I blocchi sollevati rotavano in modo che la massa pendesse dalle pinze. Quindi questi blocchi erano maneggiati con una combinazione di tecniche, probabilmente sia con rampe che con gru. Entro il terzo secolo, invece, la tecnica diventa più raffinata e più coerente. Troviamo anche i nostri primi fori per le olivelle a Tempio C, a Largo Argentina. Queste tendenze vengono rilevate al meglio a Roma, ma possono essere localizzate anche altrove. Nelle mura dell'Acropoli di Popolonia, grazie a Cinzia Mascione, si trovano blocchi con tenoni per il sollevamento. Ovviamente questa tecnica differisce da quella di Roma e risponde alla natura della pietra locale. Pertanto, anche se i muratori utilizzavano una tecnologia per lo stesso problema dei carichi pesanti, le loro risposte sono rimaste specifiche a livello locale. Queste soluzioni tecniche riflettono la situazione delineata sopra, dove l'Italia si stava muovendo verso l'uniformazione, ma non era ancora arrivata a livello che possiamo vedere in periodi successivi. Il mio discorso ha lo scopo di rappresentare i cantieri di questo periodo come laboratori o incubatori in cui i costruttori itineranti
hanno sperimentato e sviluppato in modi importanti le tradizioni costruttive dei periodi precedenti. Un esempio finale e fondamentale di questo fenomeno viene dall'ambiente che più di recente ha prodotto Opus Caementicium. In generale, la tecnologia edilizia usata nei cantieri in questo periodo ampliava quella precedente, zoccoli in pietra ed elevazioni in materiali deperibili. Tuttavia, dove è possibile vederlo, le lavorazioni dei materiali deperibili iniziano anche a cambiare in due modi importanti. Primo, fango o argilla sottile sono stati utilizzati tra Opus Quadratum e Pietrame. Questo uso si può cogliere già nel periodo arcaico a Roma, qui dalla Porta Squalina, si vede bene, e appare anche in contesti domestici come la Casa Cinque a Gabi. Nelle strutture di terzo secolo a Freghelle, a Norba, si aggiungono all'impasto mattoni cotti, legati sempre con argilla o terra protetti da intonaco o tetti. Secondo, c'è un cambiamento in questo periodo dai mattoni di fango alla pisée di terre, fatta in cassaforma. Fentress e Russell sostengono che questa transizione avviene in Italia nel terzo secolo. Si trovano mattoni di fango nella prima fase del Villa dell'Auditorium, mentre si nota muratura in un'argilla più pulita, più sabbiosa, per la fase di primo terzo secolo, probabilmente Pisei. Sicuramente nel terzo secolo si trova Pisei a Freghelle e pietrame legato con terra argillosa a Norba e altrove. Dunque, nel periodo successivo gli ingredienti cambiano, ma si può vedere che alcune pratiche risalgono al periodo precedente, ad esempio l'uso di cassaforma. In definitiva, si potrebbe pensare che l'aggiunta di pozzolana o di calce sia risultata dal contributo di costruttori itineranti che viaggiavano su lunghe distanze impiegando le loro conoscenze nei nuovi cantieri. Chiudo con il suggerimento che la maggiore specializzazione e professionalizzazione che pian piano abbiamo visto nei cantieri italiani di questo periodo ha avuto anche un impatto socioculturale. Nelle nostre fonti sulla Roma di VI secolo, l'edilizia monarchica forniva uno spettacolo di un certo tipo. Scene di edifici cittadini compaiono nei nostri testi e in rappresentazioni artistiche successive, come quelle famose scene di Fondazione di Roma. Ho notato che abbiamo pochissime fonti per cantieri dal IV secolo, ma un'eccezione importantissima viene dall'ultimo capitolo del quinto libro di Livio, in cui lo storico descriveva tutto Roma, enorme cantiere, quando la plebe ricostruiva la città dopo l'incendio gallico. Ovviamente in questo caso i cantieri erano un importante mezzo retorico e Livio riproduceva temi da Tucidide e Erodoto. Ma si attesta anche il fatto che ai giorni di Livio, cioè durante il primo impero, non solo i monumenti ma la partecipazione alle costruzioni erano percepiti come un'esperienza comune. E Livio vide ciò riflesso nel passato. Allo stesso tempo, come ho sostenuto, la natura del personale sui cantieri stava cambiando, diventando più specializzata e tecnicamente complessa. Questo spiega, credo, perché troviamo l'orgoglio delle arti edilizie espresso da Felrafi a Perugia e anche un'ascesa delle ferme epigrafiche degli artigiani edili, sia scavi che libri, su vari strumenti. In questo modo, i cantieri del periodo riflettono un mondo italiano socio-economico in corso di transizione. Grazie. Grazie a te, Seth, soprattutto per lo sforzo con la lingua italiana e per la tua relazione che è veramente densa di dati. E a questo punto lascio la parola a Marcello Mogetta. Grazie Andrea, sto cercando di
Vedi il mio PowerPoint? Seth, sei ancora collegato, stai ancora condividendo. Ok. Ho fatto? Vedete? Ancora no? Ora? Ok. Bene, grazie per la pazienza e soprattutto direi grazie per l'invito e per avermi offerto l'opportunità di mettere in risalto in questa sede sviluppi tecnologici che caratterizzano l'architettura romana di età tardo-repubblicana. Ovviamente ci sono numerosi aspetti di continuità con quanto descritto molto bene da Gabriele Cifani e Seth Bernard, ma nel mio intervento vorrei passare in rassegna alcune delle trasformazioni nelle pratiche di cantiere scaturite in particolare dall'introduzione dell'opera cementizia, quindi diciamo in connessione ideale con la conclusione dell'intervento precedente. Si tratta ovviamente di un rivoluzionario per molti versi metodo costruttivo fondato sull'utilizzo di malte idrauliche e pietrame a pezzatura irregolare che si diffonde nel corso del secondo secolo avanti Cristo e in particolare in alternativa all'opera quadrata. Grazie soprattutto al contributo dell'archeometria, dobbiamo dire che la ricerca recente sul costruito ha fatto grandi passi in avanti per quanto riguarda la definizione del ciclo di approvvigionamento e fornitura dei materiali edilizi. Inoltre, studi sistematici sulle procedure operative hanno finalmente permesso di comparare in maniera molto più affidabile tempi e tariffe delle prestazioni di manodopera tra le diverse tecniche edilizie anche all'interno della categoria dell'opera cementizia, con importanti, secondo me, implicazioni di carattere socio-economico sull'organizzazione del cantiere, che sarà, diciamo, il focus del mio contributo. Infine, volevo anche diciamo, segnalare nel mio intervento che, essendo questo periodo caratterizzato da una sostanziale ripresa del programma di colonizzazione romana in Italia, il periodo in questione riveste un interesse particolare perché permette di confrontare traiettorie di sviluppo e diffusione delle tecniche costruttive tra centri preesistenti di lunga durata e siti di nuova fondazione o rifondazione, alcuni dei quali citati già da Seth, e di ricostruire meccanismi di trasmissione dei saperi e scelte di natura culturale. Volevo partire citando uno tra gli esempi più antichi dell'uso dell'opera cementizia a Roma, cioè le case aristocratiche scavate da Andrea Carandini alle pendici settentrionali del Palatino. Un gruppo di abitazioni ad atrio disposte all'interno di un isolato la cui occupazione venne completamente ripianificata nel secondo quarto del secondo secolo avanti Cristo, rimpiazzando una serie di case arcaiche che erano state interessate sino ad allora da pochi e limitati rifacimenti, quantomeno negli elevati. Tali attività si inseriscono nel quadro di un più ampio fenomeno influenzato dalle nuove esigenze di autorappresentazione da parte dei membri del ceto dirigente cui appartenevano queste case, che infatti collegavano forme di esibizione nell'architettura domestica e prestigio sociale. Per quanto ci riguarda, lo scavo in profondità ha permesso di costruire per grandi linee la sequenza dei lavori a partire dalle procedure di demolizione delle strutture in blocchi di quel tufo granulare grigio che citava prima Gabriele Cifani, che insistevano ovviamente sull'area, ed il successivo spianamento con livelli di colmate in cui vengono scavate profonde trincee di fondazione, riempite in questo caso da gettate in cementizio.
l'analisi della composizione della malta e del tipo di aggregato rinvenuto in questo contesto dimostra il sistematico reimpiego delle macerie prodotte dallo smantellamento dei blocchi delle case arcaiche, e in particolare si tratta dei tipi 1 e 2 in tabella, e probabilmente anche degli scarti di lavorazione delle facciate in opera quadrata che ancora caratterizzavano questi edifici. Come suggerito per esempio dalla presenza di scaglie di tufo giallo e tufo lionato nel conglomerato di tipo 3. Le polveri pozzolaniche citate in precedenza, come è noto, conferiscono alla malta di calce proprietà idrauliche, garantendo cioè la presa anche in assenza di scambio di ossigeno con l'atmosfera, come invece è necessario per malte di tipo semplice, la cui applicazione in opere di fondazione avrebbe richiesto tempi intollerabili e causato molto probabilmente anche problemi strutturali a causa della compressione per il proprio peso, in assenza di tiraggio. E quindi la prima applicazione della tecnica a Roma dimostra un uso giudizioso della frazione fine e quindi una conoscenza empirica delle proprietà del materiale da parte delle maestranze. Si tratta in particolare in questo caso di sedimenti di origine piroclastica alterati e ridepositati dal Tevere e dai suoi affluenti, le formazioni Aurelia e San Paolo che potete posizionare nella pianta a sinistra. Quindi sedimenti mescolati a frammenti minuti e scaglie delle stesse rocce utilizzate invece per i cementa, secondo una prassi che le ricerche di Fabrizio Marra soprattutto dimostrano perdurare per tutto il secondo secolo a.C. Dobbiamo notare in questo senso che l'avvio dello sfruttamento di facies meno alterate e più reattive di questi materiali, tra cui le pozzolane rosse, si datano intorno al 100 a.C., quindi a testimonianza di un'evoluzione abbastanza rapida nella selezione dei materiali. Per riferimento il commercio a lunga distanza di pomici dall'area vesuviana, che sarà particolarmente importante per lo sviluppo dell'architettura voltata, segue in età cesariana, quindi a distanza di un paio di generazioni. Si può quindi osservare nei contesti più antichi come esigenze di natura prettamente sociopolitica, cioè la ricostruzione di edifici privati che svolgevano funzioni semipubbliche in forme adeguate agli stili architettonici correnti, abbiano innescato un'innovazione, in questo caso lo sfruttamento di pietrame ottenuto dalla rasatura dei muri a blocchi, che a sua volta rispondeva a bisogni di natura economica, sia per l'approvvigionamento dei materiali da costruzione, noto tra l'altro, tra parentesi, come il periodo coincide con la diffusione delle decorazioni in cosiddetto primo stile, che diedero impulso certamente all'industria della calce, quindi alla sostituzione dei leganti, che per il costo complessivo della loro produzione e messa in opera, con risparmi che potevano essere reinvestiti per altre voci. Diciamo, una circostanza che per esempio negli scritti di Vitruvio trova conferma. A poca distanza, presso l'area delle Curie Veteres, le pendici nordorientali del Palatino, un settore scavato da Tina Panella in anni recenti, sono state messe in luce strutture murarie pertinenti ad una serie di case, anch'esse databili alla metà del secondo secolo e caratterizzate dalla medesima tecnica. Si tratta, se le potete vedere, delle strutture in giallo nella pianta composita. In questo caso si conservano anche lacerti delle partizioni interne, il cui paramento in opera incerta è composto da scapoli di tufo di varia provenienza, a testimonianza che la pratica di ricavare materiale da blocchi ottenuti in seguito alla decostruzione di edifici in opera quadrata, uso in questo caso un'espressione coniata da Simon Barker per descrivere lo smontaggio sistematico finalizzato al riutilizzo,
Ebbene, questa decostruzione non era limitata al recupero di macerie da reimpiegare nelle fondazioni, quindi non nei riempimenti e nei livellamenti descritti nei metodi noti per le fasi precedenti, ma anche alla produzione di tessere per la fascia vista degli elevati. Ci sono utili qui alcune cifre calcolate da Simon Barker. Il fabbisogno di manodopera semplice e specializzata necessaria per lo smontaggio dei blocchi, quindi dal taglio dei fori per i ferrei forfices che abbiamo visto in precedenza, al sollevamento e allo spostamento dei blocchi. E Barker conclude che il costo complessivo di blocchi di reimpiego corrisponde a circa il 20% di quanto richiesto per la produzione di blocchi in cava. Quindi nel caso in questione delle case alle pendici del Palatino, in realtà il tempo speso per la demolizione delle strutture preesistenti sarebbe stato necessario a prescindere dall'eventuale riutilizzo dei materiali. Il costo vero e proprio del reimpiego riguarda solamente la rilavorazione dei blocchi, a cui si dovrebbe aggiungere il trasporto, ovviamente nei casi in cui l'opera da realizzare fosse situata altrove. E quindi è stato così stimato che da un muro a blocchi si potesse ottenere una quantità di scapoli a pezzatura irregolare per nuclei murari sufficiente a realizzare una struttura la cui lunghezza a parità di spessore ed altezza sarebbe risultata superiore del 70% rispetto al muro originario. In alternativa, nello stesso lasso di tempo, si potevano fabbricare scapoli con una faccia lavorata per strutture in opera incerta, che sarebbero stati sufficienti per alzare paramenti di un muro lungo il doppio di quello originario. Dobbiamo anche aggiungere, ovviamente, che schegge e scarti di lavorazione si potevano riutilizzare all'interno del nucleo. E quindi, considerato il potenziale economico del materiale di riciclo, si spiegano così alcune misure contenute, per esempio, in statuti municipali del primo secolo a.C., alcuni già citati in precedenza, quindi quello di Urso di età cesariana, quello di Taranto, forse leggermente più antico, che essenzialmente vietavano la demolizione di edifici al solo scopo di ottenere materiale da costruzione, evidentemente per porre freno a speculazioni edilizie, norme che poi vennero rinforzate, diciamo così, da Senato Consulti di età imperiale. Telefono. L'implementazione su larga scala della nuova tecnologia in ambito pubblico si può seguire attraverso una serie di esempi databili nel corso della seconda metà del secondo secolo a.C., tra cui particolarmente ben documentato è il santuario della Magna Mater sul Palatino, verso la fine del periodo. Penelope Davis ha posto l'accento di recente sulle limitazioni di carattere giuridico ed amministrativo, e in primo luogo la durata annuale delle cariche magistratuali cui era affidata la gestione dei programmi edilizi, che in sostanza rendevano difficile a singole personalità di poter sponsorizzare opere di più ampio respiro urbanistico. Anche nel caso dei censori, che restavano in carica per 5 anni, permaneva il rischio di non completare i lavori se troppo estesi, con grave danno alla reputazione. Un caso in particolare, quello dei censori del 169 a.C., che si videro negare la proroga del mandato per finire ciò che avevano in programma. Si spiega quindi in questo senso la diffusione di nuovi metodi che permettevano di ottimizzare tempi e risorse nell'architettura monumentale. Ancora torniamo ad una serie di dati e cifre, in questo caso secondo i calcoli di Janet Delane, che prendono in considerazione i costi di produzione e approvvigionamento del materiale in aggiunta a quelli di costruzione. Ebbene, sulla base di questi calcoli, a parità di volume, le murature in opera cementizia risultano 2 o 3 volte più economiche, almeno, rispetto a quelle in opera quadrata. E il costo totale scendeva di un ulteriore 30% se venivano utilizzati materiali di reimpiego.
E così nel caso del Tempio della Magna Mater, nella seconda fase edilizia databile intorno al 100 a.C., le strutture del podio inglobano frammenti ottenuti dalla frantumazione di elementi della decorazione architettonica in peperino del primo tempio, per esempio, o pietrame in tufo giallo e tufo di fidene, allettati in strati separati, evidentemente ottenuti da blocchi di riciclo, vista l'assenza di depositi di quei materiali nell'area, forse qualcuna di quelle opere di sostruzione a blocchi che ha mostrato, del tipo che ha mostrato Seth Bernard poco prima. Le varie strutture del santuario dimostrano la coesistenza di tecniche differenti a seconda della funzione. In particolare, le sostruzioni della fronte meridionale testimoniano la transizione all'opera reticolata, che, come è noto, è stata messa in relazione ad un processo di razionalizzazione dell'industria della costruzione, in questo caso diciamo, la ricostruzione da parte di Filippo Corelli, che vedete qui al centro, è classica, nel senso di una separazione più netta tra le fasi di produzione dei materiali e la loro messa in opera. Incidentalmente noto che nel caso del complesso della Magna Mater le sostruzioni voltate, quindi cave, eliminavano la necessità di quei riempimenti di terra che ovviamente costituivano un alto costo all'interno di diciamo, costruzioni di tipo tradizionale, terrazzamenti di tipo tradizionale. Rispetto all'opera incerta, l'assemblaggio era ovviamente più facile e veloce, visto che non richiedeva la rifinitura di singoli elementi sul posto. La velocità di esecuzione, tuttavia, dipendeva dall'accuratezza, dalle dimensioni e dal trattamento dei giunti. Secondo i calcoli di Delane, ancora, costruire in opera reticolata richiedeva, a parità di volume di struttura muraria da realizzare, tra il 30 e il 40% di tempo in meno, inteso in giornate di lavoro, ovviamente, rispetto ad un muro in opera incerta. D'altro canto, la realizzazione delle tessere dell'opera reticolata era molto più dispendiosa, ma anche in questo caso il riutilizzo di blocchi, che sembra essere stata l'opzione preferita, avrebbe portato a un risparmio dell'ordine del 20%. Presento qui un esempio noto da età imperiale nel cantiere degli Orrea, scavato nel sito del nuovo mercato di Testaccio, ma rende l'idea per quale fosse la pratica anche nella fase precedente. Lo studio tipologico dei paramenti, noti da strutture in opera quasi reticolata e reticolata di Roma ed Ostia, come riportano Alessandro D'Alessio e Maura Medri nelle tabelle che ho rielaborato a sinistra, mostra sensibili variazioni nelle dimensioni medie e regolarità delle tessere, suggerendo che per tutto il primo secolo a.C. standard nella produzione delle tessere potevano tutt'al più valere al livello del singolo progetto, quindi smentendo l'ipotesi che queste venissero prefabbricate in massa, a meno che la cava non fosse situata in prossimità del cantiere. Un altro aspetto che è stato messo in discussione riguarda il ruolo della manodopera schiavile, che svolgeva in realtà un contributo importante nella ricostruzione, per esempio, proposta da Coarelli. Nello studio da parte di Dominic Maschek delle fasi costruttive del santuario extraurbano di Tusculum, un sito del Latium Vetus, la cui tipologia ovviamente è comparabile con il caso del santuario della Magna Mater appena visto. Ebbene, in questo studio Dominic Maschek ha ricostruito picchi stagionali nell'avanzamento del cantiere, sulla base anche di raccomandazioni note da fonti letterarie. E per ciascuna delle tre fasi costruttive
il fabbisogno di manodopera non specializzata, secondo Maschek, si concentrava nel mese di aprile del primo anno, per poi decrescere rapidamente tra aprile e novembre a seconda del tipo di attività, ed aumentare in tempi diversi nei successivi periodi di costruzione. In ogni caso, solamente il 10% del personale, secondo le stime di Maschek, rimaneva effettivamente occupato per tutta la durata del progetto. E quindi, secondo la sua ricostruzione, questo nucleo sarebbe stato formato da schiavi, ma ovviamente per soddisfare i picchi nella domanda, il resto della manodopera, secondo Maschek, sarebbe stata reclutata tra lavoratori stagionali di stato libero, la cui disponibilità dipendeva in parte dalle esigenze del calendario agricolo. Altre maestranze, soprattutto quelle specializzate, risultano distribuite più uniformemente nel corso dell'anno, ma una percentuale troppo alta di manodopera di origine schiavile avrebbe fatto esplodere i costi, per cui è molto probabile che in tutte e tre le fasi la maggior parte fosse reclutata tra la popolazione urbana. Allargando lo sguardo al resto della penisola, si possono osservare notevoli similitudini tra la situazione descritta per Roma e le dinamiche di sviluppo dei centri urbani primari. Cito a titolo di esempio il contesto della Pompei di età tardo-sannitica, dove l'uso dell'opera cementizia trova le sue manifestazioni più antiche in case aristocratiche erette a partire dal secondo quarto del secondo secolo avanti Cristo, come documentato in particolare nella regione Sesta, esito di un processo quindi simultaneo ma indipendente rispetto a quanto osservato a Roma. Il gap tra l'introduzione della tecnica in ambito domestico e la sua estensione all'architettura pubblica risulta ancora più accentuato a Pompei. Per esempio, le recenti indagini di Monica Trumper presso le Terme Stabiane hanno confermato che l'uso di fondazioni in conglomerato associate ad elevati in opera cementizia di calcare e opera incerta di lava, cioè la tecnica più antica, si data solo all'ultimo quarto del secondo secolo a.C. A livello strutturale dobbiamo considerare che, come a Roma, l'edilizia pubblica a Pompei era controllata da membri del ceto dirigente che avevano in questo caso già sperimentato la nuova tecnologia con successo in commissioni di tipo privato. Gli esempi che porto alla vostra attenzione: la Casa del Fauno, forse il più antico, o la Casa di Panza, dove sono anche state individuate attraverso analisi archeometriche l'utilizzo di malte pozzolaniche nella fase di diciamo riorganizzazione dell'isolato nel 140 a.C. E quindi i committenti dei lavori pubblici potrebbero aver fatto ricorso agli stessi specialisti che avevano lavorato nei contesti privati. Tra l'altro, nell'epigrafe in alto a sinistra si può notare come la terminologia osca a Pompei mutui gli stessi termini dal linguaggio noto per contratti di locazione e conduzione nelle iscrizioni latine, a testimonianza che diciamo il sistema giuridico che governava la costruzione sia in privato che nel pubblico fosse lo stesso. Il documento di certo più rappresentativo per definire la complessità dei capitolati di appalto proviene dalla colonia romana di Puteoli, quindi sempre da un contesto campano nell'area dei Campi Flegrei. Si tratta della copia di un contratto stipulato nel 105 a.C. relativo alla costruzione di un muro di cinta e di un portale d'ingresso ad un'area pubblica affidato ad un costruttore, in questo caso di origini locali, nominato nel testo. Le condizioni sono descritte con dovizia di particolari, nonostante l'impegno relativamente poco significativo del manufatto, che tuttavia faceva sicuramente parte di un progetto più ampio, visto il riferimento ad un'altra lex nel testo.
come notato da Hélène de Sales, il contenuto tratta ogni aspetto del cantiere edile, dalle singole operazioni di costruzione alla sistemazione e ripristino finale dell'area o delle aree. E in questo senso si può anche notare che il carattere allusivo dei riferimenti all'organizzazione degli spazi suggerisce che il testo dovesse essere integrato da istruzioni a voce tra i contraenti o più verosimilmente accompagnato da rappresentazioni grafiche. Ne conosciamo, come ci sono riferimenti in fonti letterarie di età imperiale. I rimandi alla standardizzazione dei materiali, per esempio nelle dimensioni del pietrame a secco, riflettono da una parte l'esito di quelle sperimentazioni empiriche ben documentate nella vicina Pompei, dall'altro il controllo capillare da parte delle autorità municipali per l'esecuzione ottimale della struttura. E i magistrati in questione erano affiancati da una commissione di ex magistrati per il collaudo, anche questi nominati nel testo, e venivano probabilmente assistiti anche da specialisti che non si limitavano solamente alla redazione del contratto, ma che potevano controllare lo stato di avanzamento dei lavori. Forse si tratta dello stesso architetto cui era stata affidata l'ideazione del progetto, visto il linguaggio tecnico dell'iscrizione. Un ultimo aspetto per concludere che volevo sottolineare riguarda la diffusione iniziale dell'opera cementizia in ambito coloniale, che non sembra rappresentare un fenomeno uniforme. Il processo non dipende tanto da scelte operate a livello centrale, quanto dal concorrere di diversi fattori, alcuni già sentiti negli interventi precedenti. Quindi la pratica di appaltare lavori ad imprese che potevano operare a livello regionale o addirittura supraregionale, la mobilità di maestranze specializzate che si spostavano in funzione della domanda, visto il carattere intermittente delle attività edilizie nell'ambito dei singoli progetti, le qualità delle relazioni interpersonali tra membri delle élite o anche di patronato, che spiegano soprattutto la trasmissione di saperi a lunga distanza. In questo quadro, tuttavia, dinamiche prettamente locali ovviamente potevano influenzare significativamente le scelte costruttive. E un esempio in questo senso è fornito dal caso di Cosa, colonia latina in Etruria meridionale, rinforzata agli inizi del secondo secolo a.C. dall'invio di un nuovo contingente, a seguito del quale si diede inizio ad un vasto programma urbanistico completato nell'arco di due generazioni. Nella prima fase, il comizio, i muri di fondo del portico e poco dopo la cella del cosiddetto Capitolium sull'Arce mostrano l'impiego di un particolare metodo costruttivo che sfrutta depositi di calcariniti da cui si potevano facilmente ottenere blocchetti di forma parallelepipeda allungata. Che rispetto ovviamente alla tradizionale opera poligonale vista nelle murature delle fortificazioni citate da Mossetti, permetteva ai conduttori di cooptare tra i nuovi arrivati un maggior numero di manodopera non specializzata durante tutte le fasi del progetto, allo stesso tempo forse anche richiedendo la collaborazione dei vecchi coloni per il reperimento dei materiali adatti. In questo modo i leader della colonia potevano offrire sia ai progettisti che ai coloni l'opportunità di dare forma ai principali simboli civici, in questo caso il centro politico ed uno dei principali centri religiosi, in parte forse anche per scongiurare i rischi di fallimento che i programmi di colonizzazione potevano presentare. Molte delle colonie fondate ex novo nello stesso periodo risultarono abbandonate dopo pochi anni. Ciò a dimostrazione che le pratiche di cantiere potevano essere influenzate anche da fattori ideologici. Per concludere, per un approfondimento dei temi discussi in questa sede, spero di non violare regole deontologiche, una piccola autopromozione del libro in prossima uscita per Cambridge University Press, che Andrea può posare la copertina per la slide di introduzione in un prossimo convegno di questo tema. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a te, Marcello. E adesso proseguiamo con Stefano Camporeale nel suo intervento appunti sul cantiere romano di età imperiale
primo, terzo secolo d.C., lateristi, pietre e trasferimenti tecnologici. Avverto, sì, dopo il suo intervento, ci saranno 15 minuti di discussione sui temi trattati. Grazie. Grazie, sono io a ringraziare. Spero, vedete il PowerPoint? Correttamente. Perfetto. Grazie intanto anche per l'invito e per avermi invitato anche a parlare di un tema che comunque è molto ampio, evidentemente, perciò mi trovo costretto a concentrarmi insomma su alcuni aspetti. Riallacciandomi anche a quanto diceva Andrea Fiorini nell'introduzione, anche nell'abstract che ha presentato per il convegno riguardo al cantiere come luogo di lavoro. Non farò riferimento tuttavia agli aspetti logistici del cantiere né a diciamo aspetti derivati da analisi quantitative, come hanno fatto altri prima di me, cercherò piuttosto di mettere in luce alcune pratiche delle maestranze, leggendo materiali e tecniche edilizie. Mi sembra infatti che riguardo al cantiere alto imperiale, quindi tra il primo e il terzo secolo d.C., il quadro generale sia già abbastanza ben conosciuto, quindi anche i temi della ricerca sono stati delineati in molti contributi precedenti, più o meno recenti. Comunque, grazie anche a quello che hanno detto prima di me Gabriele Cifani, Seth Bernard e Marcello Moggetta, c'è un filo rosso, diciamo, che si può seguire per capire come le tecniche sono poi cambiate nel corso del tempo, del momento che mi concentrerò sui laterizi, tecnica anche questa usata come paramento dell'opera cementizia, e partirò dal caso di Roma. Contrariamente a quanto annunciato nel titolo, purtroppo preparando l'intervento mi sono reso conto che non farò in tempo, non faccio in tempo a trattare anche aspetti legati alla lavorazione della pietra. La scelta quindi di considerare il laterizio con le tecniche collegate dipende anche dal fatto che questo è uno dei materiali distintivi della scrittura romana imperiale, soprattutto alto imperiale, quindi a Roma, così come in Italia e nelle province. Trattando di cantiere imperiale, in effetti non si può fare a meno di rivolgere uno sguardo ampio anche al territorio sotto l'influenza e il controllo di Roma. Un territorio ovviamente, oltre che molto ampio, anche molto variegato culturalmente. Il laterizio, con le sue forme, la variabilità tipologica, le tecniche, gli adattamenti locali, riflette proprio nell'intrecciarsi di diverse tradizioni costruttive, modi di produzione, pratiche di cantiere. Oltre a questo, riguardo al laterizio, esiste anche una ricca bibliografia, piuttosto recente, mi fa piacere ricordare gli atti di 3 convegni che ormai sono stati ribattezzati con le definizioni che vedete sotto, laterizio 1, 2 e 3, editi nel 2015, 19 e 21. Il laterizio è un materiale interessante anche in considerazione dell'importante tema dei trasferimenti tecnologici nei territori dell'impero. Anche questo legato al ruolo di Roma nella trasmissione di modelli costruttivi con le relative tecniche, l'adattamento di queste ultime nei vari contesti territoriali, l'invenzione di nuove tecniche anche al di fuori di Roma. Prendendo spunto dalle conclusioni proposte da Lynn Lancaster al primo convegno sui laterizi, laterizio 1, possiamo dire che in generale, ma questo l'abbiamo sentito anche prima negli interventi precedenti, la produzione e la diffusione del laterizio, così come di altre tecniche, furono stimolate dall'urbanizzazione e colonizzazione, poi anche dai commerci e dalla presenza degli eserciti. Sappiamo che la diffusione di modi di vita urbani, segnati dalla presenza distintiva di certi tipi di edifici, come ad esempio il terme, contribuirono alla diffusione di tecnologie costruttive. Accanto ai laterizi speciali usati nelle terme, ebbero grande diffusione però anche quelli usati nelle coperture, tegole, coppe, pavimenti, volte, murature. La trasmissione di tecniche e materiali a partire dalla Tarda Repubblica è dunque principalmente un portato dell'espansione di Roma nel Mediterraneo,
benché in alcune regioni esistessero precedenti trasmissioni costruttive in laterizio, qui penso soprattutto alla Magna Grecia e alla Sicilia di età ellenistica. Ecco, nonostante ciò, alcuni tipi di laterizi sono uguali a quelli che erano usati a Roma stessa, si tratta proprio di quelli per le terme, specialmente per le pareti e i pavimenti riscaldati. E accanto a questo, l'intensa attività edilizia che caratterizza le province nel periodo imperiale stimola la nascita di tradizioni regionali, scambi tecnologici, differenti produzioni. Le forme dei laterizi, le connesse lavorazioni, le tecniche stesse sono riflesso di diversi schemi, modelli produttivi e distributivi e dunque del sottostante tessuto di relazioni sociali ed economiche che esistevano fra gli individui coinvolti nelle attività costruttive. Quindi i laterizi presentano un'incredibile varietà formale se osserviamo appunto l'impero. La stessa forma dei laterizi riflette diverse catene produttive. Il quadro è quindi molto più mutevole rispetto a quanto si potrebbe pensare così a livello più generale. Dirò alcune cose che per alcuni di voi saranno scontate, ma insomma, essendo questo un convegno con un pubblico di specialisti piuttosto ampio e anche in relazione a diverse epoche, magari è utile presentare anche un quadro più generale. Dunque, proprio sulla forma dei laterizi che mi voglio concentrare inizialmente, in particolare su quelli da muro, per mettere in luce alcune procedure di cantiere, confrontando il caso di Roma con quello di una provincia periferica dell'impero. Ecco, se mettiamo a confronto alcune cortine da laterizi, una da Roma, le altre due sono nella Mauritania Tingitana, nel Marocco, appaiono del tutto simili, ma in realtà le forme e quindi le lavorazioni di cantieri, i contesti di utilizzo sono completamente diversi. Roma, d'altra parte, e lo sappiamo anche questo, rappresenta un'eccezione piuttosto che la regola. L'intensa attività costruttiva in laterizio di età imperiale determinò una produzione continua di questi materiali a scala quasi industriale. In altri contesti, i laterizi erano materiali meno diffusi rispetto a quelli naturali, pietra e terra. Venivano prodotti, invece che a ciclo continuo, venivano prodotti piuttosto su richiesta specifica per porzioni limitate di edifici. Esiste quindi uno stretto rapporto fra la domanda dei materiali, che dipende dalla loro destinazione, e lo sviluppo di diverse strategie di produzione e distribuzione. Procediamo ora con un'osservazione più attenta delle cortine laterizie di Roma e dintorni, fra cui alcuni esempi da Ostia, prendendo spunto da alcune ricerche in parte già edite, a cui ho partecipato in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma, in particolare con Mirella Serlorenzi. Un primo lavoro è quello svolto tra il 2014 e il 2017 alla Domus Tiberiana sul palazzo, nel quale sono state considerate le sostruzioni e le pendici nord-ovest del palazzo, con fasi fra Nerone e l'epoca severiana. Il secondo caso è quello di alcune strutture, principalmente di epoca adrianea, scavate in piazza Dante e relativa alle proprietà imperiali degli Orti Lamiani. In tutti i casi sono stati osservati i nuclei interni delle murature per comprendere quali tipi di laterizi erano usati, il loro modulo originario e le modalità del taglio e di lavorazione. A questi esempi si aggiunge anche un'ulteriore ricerca, pochissimo sto svolgendo, Ostia Antica, sulle finiture in ocra rossa visibili sulle superfici laterizie. Si tratta di usi sia estetici, sia di usi temporanei e di cantiere. Tuttavia, appunto, il lavoro in quest'ultimo caso è appena agli inizi. Ecco, già si può notare però come la tecnica laterizia possa presentare una qualità molto differente. Sono murature, diciamo, che tipicamente si trovano fra l'epoca Flavia e Antonina, differenze che dipendono dalla funzione delle murature, dalla loro posizione nell'edificio. Le facciate decorate in laterizio hanno la tecnica più raffinata, i materiali sono molto ben selezionati, giunti sottilissimi, una finitura in ocra rossa. Le murature che erano destinate a essere
interrate, come per esempio quelle viste a Piazza Dante, sono eseguite molto più rapidamente. Vedete a sinistra laterizi anche deformati, insomma, meno, chiaramente meno selezionati, meno regolari. Queste diverse gradazioni della tecnica laterizia sono tipiche dell'architettura dell'area di Roma nel periodo considerato, anzi diverse cortine si possono trovare contemporaneamente in una stessa fase di un edificio. E vediamo ora quindi una delle questioni cruciali, cioè quella delle forme laterizie usate in queste cortine. Sulla base dei lavori effettuati ancora in corso si può proporre qualche nuova osservazione. È chiaro che il quadro, diciamo, delle produzioni laterizie di Roma è molto ben conosciuto, ma qualche cosa di nuovo si riesce ancora a dire. Ebbene, innanzitutto anche precisare che a Roma non fu mai inventato un laterizio da muro, cosa che avvenne in altre regioni dell'Italia e del Mediterraneo, bensì si adattarono a questo uso moduli con funzioni originarie differenti. Si tratta cioè di laterizi da copertura, tegole ritagliate e impiegate nelle cortine, o moduli inventati per le pavimentazioni termali, anche questi ritagliati e messi nelle cortine, moduli quadrati del Bessale, sesquipedale, bipedale. Venivano ritagliati per, in modo tale che l'elemento avesse una punta rivolta verso l'interno del muro, ciò che favoriva la morsatura con le cortine. Solo quindi apparentemente, se visto dall'esterno, il muro appare come se fosse costituito da, ai nostri occhi, come se fosse costituito da laterizi quadrangolari. Già dai primi studi sulle tecniche laterizie di Roma si era capito, citiamo per esempio Van Deman, che vedete in questa colonna qui vedete i formati dei mattoni, moduli diciamo originari usati nelle murature. Appunto già da questi primi studi si era capito che nei muri erano impiegate principalmente tegole e bessali che erano ritagliati in due triangoli. In faccia vista veniva posto il lato più lungo, ossia quello corrispondente alla diagonale del triangolo, circa 27 cm. Erano poi impiegate le tegole con diverse misure. Vedete che Van Deman si concentra sui bessali e sulle tegole. Dalla pubblicazione del volume di Lugli del 1957 in poi si è imposta un'altra teoria, ossia che nelle murature erano impiegati ritagli di tegole, bessali, ma anche di sesquipedali e bipedali. La tradizione degli studi successivi, da Adam in poi, per qualche strana ragione, che non è chiarissima, ha smesso di considerare le tegole. Vedete qui scompaiono le tegole considerate da Van Deman, poi scompaiono, non sono più considerate nella tradizione di studi successivi. Si deve a Lugli l'idea che anche i sesquipedali, oltre ai bessali, fossero tagliati in triangoli, il bessale, questo qui, in due triangoli, il sesquipedale in otto pezzi. L'idea è stata sostanzialmente accettata negli studi successivi, nei quali si è cercato di comprendere anche quali fossero le misure dei triangoli ricavati dai sesquipedali, oltre che dai bessali e dei pedali, la loro variabilità. Si sono anche definiti metodi statistici e quantitativi per risalire dalla lettura della misura del mattone del paramento al modulo originario. Si è fatta strada la convenzione anche che il modulo più largamente usato nell'architettura romana imperiale era il sesquipedale. Le misure leggibili in cortina corrispondenti alla diagonale del triangolo sono di 25-28 cm, una variabilità, un range quindi, che dipende dalle possibilità, dalle dimensioni iniziali del modulo e anche dalle possibilità di frattura degli spigoli del triangolo durante la lavorazione. Ebbene, le analisi compiute sui laterizi di Piazza Dante a Roma hanno dimostrato che le ipotesi che si sono consolidate nella manualistica a partire da Lugli in realtà non sono verosimili. Bisogna tornare indietro fino alle osservazioni di Van Deman. Nei muri romani, almeno nel primo e secondo secolo d.C., fino all'età severiana, sono utilizzati come moduli principali le tegole e i bessali. In questo grafico ho inserito una curva di misure che indica tutte le misure dei laterizi nei paramenti, appunto, nei paramenti adrianei di Piazza Dante. In più, visto che queste murature sono state smontate per
imposti dalla direzione dei lavori, sono stati misurati anche solo i vessali interi, cioè quelli in cui gli angoli non si sono fratturati. È venuta fuori una curva delle misure che corrisponde più o meno precisamente a quella che viene ipotizzata per i sesquipedali. In realtà si tratta di vessali. I sesquipedali in realtà erano usati in elementi specifici, non principalmente per i muri, cioè ghiere di archi, piattabande, cornici di marcapiano, come già notato negli studi che riguardano l'esedra sud-ovest delle terme di Traiano. Quanto alle tegole, vi mostro alcune cortine murarie realizzate con questo materiale. In questo caso le misure leggibili sui paramenti sono più variabili dal momento che la tegola non ha un modulo di partenza prestabilito. Oltre a quanto detto finora, tuttavia il discorso sulle forme del laterizio usate a Roma deve essere completato facendo riferimento anche ad alcuni formati speciali, pochissimo trattati nelle letterature precedenti, notati in poche occasioni, perché evidentemente erano meno usati, ma che in alcuni casi potrebbero aver svolto un ruolo importante. Fino ad ora si è parlato soprattutto di mattoni gialli di forma quadrangolare usati nell'ambulacro dei cavalieri nel teatro di Marcello, quadrati di 40 cm di lato, o dei cosiddetti piccoli sesquipedali, mattoni quadrati di 39 cm di lato nelle ghiere, in alcune ghiere di archi all'interno della Domus Tiberiana. A questi formati speciali già notati se ne aggiunge un altro che forse possibilmente poteva essere prodotto in grandi quantità, e qui mi baso su mie osservazioni personali, per il momento non molto sistematiche, ma che spero di poter approfondire. Si tratta cioè di tegole di dimensioni abbastanza standardizzate, con alette molto atrofizzate, tanto che queste assomigliano a un laterizio da muro. Cioè è quanto di più simile a Roma se è stato prodotto, dal mio punto di vista, a un laterizio da muro. In questo caso la dimensione è di circa 30x45, misure significative, lo spessore variabile, piuttosto variabile, siamo intorno ai 4 cm, 4,2, il bollo è del 123 d.C. Sulla base sempre di mie osservazioni personali, sporadiche, ma insomma penso di poterlo affermare con certa sicurezza, sono moduli di laterizio in realtà molto utilizzati, sono visibili in molti edifici di Ostia del secondo secolo, a volte già notati nella letteratura, sporadicamente da Janet Villain, ad esempio. Per terminare alla parte Roma, oltre alla forma sui laterizi, è importante parlare della finitura che avveniva secondo peculiari procedure che caratterizzano questi materiali. Una importante operazione di cantiere, questa della finitura superficiale. Una di queste procedure è descritta ad esempio da Evelyn Bukowiecki, cioè alcune procedure sono già ben note, altre meno. Ogni mattone, cioè dopo il taglio, veniva lavorato nella parte di superficie che veniva disposta in cortina. La lavorazione era eseguita a lama con uno strumento assimilabile a un maleteggio. Si potrebbe pensare a uno strumento simile a quello che in Francia è chiamato martelet, un equivalente migliore in italiano, con una testa a tagliente perpendicolare al manico e l'altra conformata a martello. Lo vedete qui a destra, questo strumento. Le tracce dello strumento utilizzate per il taglio dei laterizi sono state osservate sempre su un esempio di un bipedale di Piazza Dante. Sono tracce intere, quindi fanno vedere che la lama era di 3,5 cm. Sulla faccia vista dei laterizi, le tracce, quelle che vedevamo prima, le tracce dello strumento non sono mai vivide ma smussate. Si pensa pertanto che i laterizi, sempre prima della posa in opera, potessero essere strofinati su una superficie abrasiva, come un blocco di tufo. Una volta che i laterizi erano messi in opera, i giunti venivano dapprima lisciati, per, no, mi manca,
per ripulire i margini dei, dei mattoni dalla malta, per farli apparire quindi in maniera più nitida e ripassati a, a punta. E, una ulteriore finitura poteva consistere nella marcatura di alcuni elementi con colore ocra. Si tratta in genere delle ghiere di archi e piattabande, piani di bipedali, cornici, marcapiano. L'operazione aveva forse lo scopo di dare un aspetto più uniforme alla muratura. Ok. Mi rimangono pochi minuti in realtà per parlare dell'altro esempio che porto alla vostra attenzione, cioè quello relativo alla Mauretania tingitana, per mettere in luce come le tecnologie si sono diffuse, si siano intrecciate con altre tradizioni costruttive presenti su questo territorio, un territorio di confine. In effetti, siamo alla, ai confini sud-occidentali dell'impero. Un contesto culturalmente misto, come ho, ho già accennato, un ruolo importante per la trasmissione di tecnologie era svolto dalle capitali provinciali, dai governatori che controllavano, operavano forme di controllo sulla adozione di particolari modelli architettonici e anche di materiali. Nel caso di Tingi, intorno in quest'area più o meno indicata da questo quadrato a tratteggio, si trovano figline che producono laterizi con bolli imperiali, inizialmente destinate all'esercito, poi anche ad altri cantieri pubblici disseminati nella provincia, ma in parte destinati anche al, diciamo, al libero mercato, fra, fra virgolette. Un ruolo importante era svolto dagli eserciti nella diffusione di nuove tecnologie, in particolare l'opera cementizia e i laterizi. Oltre a ciò, appunto, si trovavano tradizioni costruttive locali che nel, in questo territorio sono particolarmente ben radicate. Un ruolo importante era svolto anche dai, dai commerci, dagli officinatori privati e dai contatti con la provincia della Betica, da cui arrivano altre tecnologie come quelle usate, tecniche, diciamo, laterizie come quelle usate per il riscaldamento delle, delle terme. Per quanto riguarda la tecnica laterizia, per avere un'idea della varietà di questi prodotti, possiamo osservare una tavola dei tipi attestati in un insediamento che è Tamusida, ma il quadro a livello della provincia è più vario. In genere i laterizi da muro erano rettangolari, come questo qui, in alto. In un solo caso, nella provincia, troviamo un edificio realizzato in laterizi triangolari. Si tratta di un edificio che si trova nella città di Sala, siamo qui, ultima città, diciamo, ultima panposto romano, diciamo così, anche se ovviamente gli abitanti non erano, erano provinciali, insomma, romanizzati. E, un edificio stranissimo che rappresenta un unicum, si affaccia su questa grande piazza, vediamo l'edificio anche qui, vediamo come il suo interno racchiuda un ninfeo collocato però a un livello inferiore, un ninfeo realizzato interamente in, in laterizi, con cementizio con paramenti in laterizi. I laterizi di queste cortine sono in realtà triangolari, solo che non sono ritagliati, bensì fabbricati già con questa forma. Si tratta di triangoli equilateri di 26,5 cm di lato circa e 4 cm di spessore. Possiamo pensare che si tratti di una traduzione locale della tecnica muraria dell'opus cementitium con paramenti in laterizi. Essendo un caso isolato, non si trova riprodotta l'intera filiera produttiva che caratterizza il laterizio nell'area di Roma e le procedure di cantiere sono molto semplificate rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Concludendo, sperando di non essere troppo in ritardo, l'analisi
tesi che ho cercato di condurre ha preso in considerazione la forma di laterizio e le procedure di cantiere. A Roma il panorama delle forme potrebbe essere più articolato rispetto a quanto teorizzato nella tradizione degli studi. In ogni caso, data la presenza di forniture a ciclo continuo, ciò che dipende da una domanda di grandi quantità di laterizi per i più diversi usi, si sono sviluppate procedure di cantiere più complesse, le maestranze si sono specializzate. In un contesto provinciale come quello della Tingitana, la produzione era, diciamo, on demand, il panorama delle produzioni era meno standardizzato e appare con maggiore evidenza l'intreccio di diverse tradizioni costruttive. L'influenza della tradizione più propriamente romana si riflette nell'adozione di alcuni moduli, soprattutto quelli destinati alle terme, edificio romano per eccellenza, necessari per la resistenza al calore e all'acqua. Parlerei di una quasi onnipresenza nelle province di vessali e bipedali per le terme. Insomma, insieme a ciò, la diffusione del cementizio si accompagna all'uso del laterizio triangolare con tutte le possibili varianti regionali. Tuttavia, l'intera filiera produttiva era semplificata, cosa che si riflette nella maggiore incidenza della bollatura a Roma rispetto a qualsiasi altro contesto, dove i bolli sono sempre più rari e anche più semplici. Altro importantissimo aspetto del cantiere laterizio a Roma è quello legato alle operazioni di lavorazione e finitura della faccia vista dei laterizi, indice della complessità del cantiere e del grado di specializzazione delle maestranze. Al di fuori dell'area di Roma, a mia conoscenza, queste pratiche non si riscontrano in altri contesti, dove invece i laterizi sono messi in opera, diciamo, tal quale la faccia vista, visto che poi erano normalmente intonacati, era lasciata allo stato di produzione. Almeno questo è il caso della Tingitana. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Stefano per il tuo intervento. E devo dire interessante il fatto di entrare dentro ai muri per capire come sono fatti, e di solito è magari un qualcosa che viene un pochino più trascurato rispetto alle superfici. Quindi ti ringrazio anche per il taglio didattico che hai dato al tuo intervento. Bene, dedicherei 15 minuti per una prima discussione, quindi una piccola sessione di discussione, poi riprendiamo. E invito chiunque a fare una domanda ai nostri relatori. Grazie. Salve. Sì, salve. Prego. Io se posso fare una domanda. Sono architetto specializzato in beni architettonici dell'Università di Bari. La mia domanda era, per quanto riguarda lo status questionis in qualche maniera, in ambito italico, però afferente alla Magna Grecia. Cioè, se esiste un dibattito sui cantieri pubblici edilizi, se non altro, delle fabbriche templari in Magna Grecia, e in che modo, per esempio, il dibattito, che ha già raggiunto un buon livello, naturalmente, per quanto riguarda l'ambito romano, possa influenzare o essere un contributo per quanto riguarda lo studio appunto della parte magno-greca in questo senso. Per esempio, anche come periodo, come cronologia, se anche il Tempio di Giove Capitolino del VI possa per esempio sovrapporsi da un punto di vista delle maestranze o delle dinamiche di cantiere, per esempio con una realtà di Metaponto. In quel senso, cioè se anche le dinamiche culturali fra diverse popolazioni potessero intersecarsi, cioè se c'è una zona franca in qualche maniera anche delle maestranze, o sono comunque aree afferenti a realtà completamente diverse, magari bisogna riferirsi piuttosto alla madrepatria. Non so se devo rispondere io. Chi è che deve rispondere? Chi ha le competenze per farlo, ovviamente. Se volete un brevissimo riferimento, visto che si parla del Tempio di Giove Capitolino, innanzitutto per la Magna Grecia e per i cantieri della Magna Grecia molto è stato detto da Dieter Mertens, ma anche da Vallée in precedenza, e anche per Segesta molto è stato detto sulla cantieristica da Nenci.
lo storico, il compianto storico greco della Normale di Pisa, e negli anni 80 e 90, in particolare sulle cave del Tempio di Segesta e sui sistemi di trasporto verso, insomma, il cantiere stesso. Per quanto riguarda la Grecia continentale, anche c'è un'ampia letteratura a riguardo, insomma, in particolare i lavori su Efeso e Mileto, insomma, che in parte riporto anche nella monografia del 2008 e nell'articolo del 2010 pubblicato nel volume di Camporeale. La circolazione degli artigiani, beh, questo è un tema abbastanza ampio. Occorre distinguere una circolazione di epoca, della fase tarda, della prima età del ferro, fra, VIII e VII secolo, dove gli artigiani, compresi i carpentieri, circolano legati agli aristocratici. E quindi la circolazione delle maestranze è legata alla circolazione, alla mobilità sociale dei gruppi aristocratici. Caso esemplare l'aneddoto riguardante l'arrivo in Italia di artigiani a seguito di un aristocratico quale il padre di Tarquinio il Superbo, il padre di Tarquinio Prisco, di fatto giunge a Tarquinia accompagnato da una propria equipe di coroplasti, vasai e pittori. Possiamo immaginare anche carpentieri specifici. Arcaica nel VI secolo, quando le strutture sociali delle polis, in particolare di Roma, delle città etrusche, ma anche della Grecia, sono sostanzialmente diverse. Ad un controllo aristocratico si contrappone, un maggior ruolo della sfera pubblica, sia pure composta di aristocratici, ma che devono rispondere comunque a un ceto politico più allargato. In questo caso assistiamo ad un ruolo forse più autonomo, leggermente più autonomo degli artigiani, ivi inclusi quelle figure di carpentieri in cui possiamo includere anche gli architetti. E questo è un dato che si rileva perlomeno in ambito etrusco meridionale anche ad esempio da attestazioni epigrafiche, si badi bene, non di architetti magari, ma perlomeno di pittori e di vasai, che per la prima volta firmano autonomamente delle opere, si manifestano, eccetera. Questo, o perlomeno si manifestano in maniera più diffusa rispetto alle passive. Spero di aver risposto alla prima. Sì, assolutamente, grazie. Prego. Vedo Marcello, prego. Sì, volevo intervenire molto rapidamente per sottolineare come per fasi più recenti, quindi di età ellenistica, ci sono gli studi per esempio di Jacopo Bonetto e Caterina Previato sulla diffusione del laterizio in Italia, nella Cisalpina, che citava in precedenza anche Stefano Camporeale nel contesto dei volumi della serie Laterizio. A Ravenna anche la discussione dei marchi sui laterizi delle fortificazioni di fine terzo, inizi secondo, hanno generato un ampio dibattito sull'eventuale provenienza di maestranze specializzate dall'Italia meridionale. Recentemente credo anche specificatamente per l'architettura in laterizio, le fortificazioni di siti tipo Reggio o Locri, di edifici termali come quelli di Morgantina o Velia, in cui è stato affrontato sia gli aspetti logistici e di cantieristica che anche l'eventuale fenomeno di diffusione dei saperi e delle tecnologie dall'Italia meridionale al resto della penisola.
Grazie. Altri interventi? Avrei una domanda sempre per Gabriele Cifani. Volevo sapere se avevi un'idea dell'organizzazione dei cantieri minori di manutenzione. Un'organizzazione semplificata, presumo, o qualcosa magari invece di nonostante l'intervento, articolato? Dunque, e qualcosa per l'epoca, se parliamo per l'epoca arcaica o per la Roma alto repubblicana, è qualcosa di cui non abbiamo praticamente quasi nessuna informazione dalle fonti. Questo è un primo grande problema. È qualcosa che si deduce ovviamente dall'archeologia sperimentale, oltre che dal buonsenso e dall'esperienza quotidiana, ma soprattutto dall'archeologia sperimentale, che ha certificato un proprio dati alla mano, ecco, per dire la durata di un terrapieno difensivo senza manutenzione o altro, il suo livello di erosione e quant'altro, quantunque diciamo nel contesto climatico dell'Inghilterra. Ma comunque paragonabile per sommi capi a quello anche dell'Italia appenninica o altro. Detto ciò, diciamo sicuramente in epoca medio repubblicana il ruolo dei censori e degli edili, insomma, forse diciamo è legato, oltre che alle grandi opere che venivano, diciamo, la cui realizzazione veniva registrata negli annali, anche ad attività di manutenzione che forse non destavano diciamo il clamore, ma comunque costituivano una parte rilevante soprattutto per l'erario. Posso ricordare che viene ricordata come opera eccezionale una volta il restauro e la pulizia della cloaca massima. La cloaca massima viene diciamo in più di un'occasione viene ripulita, e questo diciamo con un costo anche molto elevato. Quindi questo era un episodio, questo in epoca tardo repubblicana, questo è un episodio di manutenzione, se vogliamo, ordinaria o forse straordinaria di una infrastruttura, che però comporta di fatto un appalto e insomma un cantiere insomma di un certo impegno. Insomma, il caso della cloaca massima, si trattava di lavorare su una struttura insomma di servizio all'intera città. Quindi, insomma, credo che sia stata un'opera non da sottovalutare. Per questa ragione è riportata. Poi sono riportati i restauri che in più occasioni ha avuto, ad esempio, il Tempio di Giove Capitolino e qualche volta le mura repubblicane. Però su quella che deve essere la manutenzione ordinaria, annuale, che noi sappiamo ad esempio da fonti medievali, che diciamo l'inverno era il momento in cui spesso si restauravano le mura delle città, ad esempio a Milano, perché e questo era fatto dalla popolazione del contado, si badi bene, non da quella urbana, da quella del contado, perché era libera dalle attività agricole nei mesi invernali e si lavorava alla manutenzione delle mura. Sappiamo anche da altre fonti medievali, mi viene in mente alcune fonti sui castelli dell'Umbria, del territorio di Perugia, in cui la popolazione diciamo del feudo deve fornire alcune giornate per la manutenzione delle mura dei castelli. Quindi ecco, questo dà un'idea che c'era comunque una manutenzione puntuale e annuale, continua, soprattutto delle fortificazioni e così via. Su altra cantieristica, diciamo che ora che abbiamo lanciato il problema, magari in futuro bisognerà guardare con più attenzione anche all'evidenza archeologica di quella che era certo la manutenzione forse periodica di queste strutture. Certo, grazie, molto, molto interessante. Andrea Ogenti? Sì, si vede? Sì. Attualmente? Allora, ecco. Sì. Sì, sì. Allora, io volevo fare invece una domanda
a Seth Bernard su un aspetto apparentemente marginale che però mi interessava un bel po', la cosa con cui hai chiuso la tua relazione, e cioè questa rilevanza del cantiere nelle rappresentazioni artistiche. Allora, io diciamo, ovviamente mi occupo di un altro periodo, quindi non è che sia proprio addentro a questo tema. Mi stavo tra l'altro chiedendo, mentre pensavo alla domanda, se Marcello è stato costretto a mettere l'ipogeo di Trebbio Giusto in copertina perché tu avevi già usato quell'altra, e quindi mi chiedo se il problema sia che fino al IV secolo sono molto poche, oppure invece, appunto, ti chiedo qual è l'incidenza, perché insomma questo tema della costruzione, no, delle città, dei templi, è un tema che ha una valenza propagandistica e politica molto molto forte, e quindi volevo sapere se appunto quello è un unicum o se invece esiste una linea continua che arriva fino al IV secolo d.C. e con che incidenza numerica, diciamo, a spanna, non ovviamente un calcolo preciso. No, rispondo in inglese, ma lentamente. Quindi, it's a very good question. I don't know of either artistic representations or of literary representations, at least in the ambit of Rome, so in a Roman context, going back before the first century. However, we have to think that these are dependent on earlier sources. It's my suspicion that the sources go back, and I think one of the best examples of this is literary, not artistic, and is from Cumae, where the works of Aristodemus are clearly making it into whatever historiographical work is circulating in the 5th century. So I think in the Greek tradition, in the 6th and 5th centuries, there are literary depictions, and I think these literary depictions are very closely connected to artistic depictions. We simply don't have them from an earlier period, but I would not exclude their existence. I think the involvement of large quantities of Romans, as Gabriele has demonstrated this very well, the involvement of large quantities of Romans in building means that this was a very current thing in Roman intellectual thought, Roman intellectual development. And for that reason, I would not exclude the existence of this material, although we really don't have direct signs of it. Okay, thank you. Posso aggiungere? Sì, c'è anche Marcello, sì. Ti ho chiamato in causa. Vai, vai, Gabriele. Prego. Sì, sì, ma non so, se c'era prima Marcello, prima di me, parla lui, ecco, non c'è problema. Se no, dimmi tu, vabbè. Sì, semplicemente, ovviamente sì, l'ipogeo di Trebbio Giusto cronologicamente, diciamo, fa un po' la lotta con il periodo di cui mi sono occupato, ma effettivamente è una delle poche rappresentazioni del procedimento costruttivo, soprattutto in riferimento, diciamo, a pietrame di pezzatura, diciamo ridotta, in quel caso ovviamente laterizio. Comunque era diciamo il parallelo, il miglior parallelo a cui potevo pensare per quanto riguarda il procedimento, la messa in opera, diciamo. Per quanto riguarda periodi precedenti, un esempio che mi viene in mente, che diciamo, come notava Andrea Augenti, mette in diretta relazione gli aspetti ideologici dei programmi costruttivi con le attività dell'elite, in questo caso è un rilievo in marmo del primo secolo a.C. al Museo Nazionale Romano, che diciamo, in teoria, secondo l'interpretazione di Quarelli, tra gli altri, raffigura la costruzione del porto di Terracina da parte di uno degli Emili, in cui ovviamente il personaggio è rappresentato diciamo, in un ciclo continuo, un narrativo continuo, nell'atto di coordinare tutto, insomma, anche diciamo, in qualche modo al posto dell'architetto, però effettivamente, diciamo, non c'è
Quindi il committente come sovrintendente? È il committente come responsabile principale di tutte le fasi operative, un po' diciamo come nella colonna di Traiano, dove l'imperatore diciamo, segue tutto lui, diciamo, non fa la guerra ma si occupa della tecnologia che permette ai romani di vincere, insomma. Quindi sembra essere un comportamento che trova le sue radici sicuramente in età tardorepubblicana. Quindi, sì. Probabilmente anche prima. Grazie. Gabriele? Sì, semplicemente diciamo un'aggiunta forse su come inquadrare questo tipo di raffigurazioni di cantiere. Tu hai sicuramente ricordato, hai fatto accenno alle numerose raffigurazioni di cantieri in ambito medievale, che sono ricorrenti. Alle poche rappresentazioni di cantieri che abbiamo per l'ambito tardo repubblicano e per l'età imperiale, diciamo, togliamo fuori il caso della colonna traiana, che è più una celebrazione militare in cui rientra l'edificazione di ponti e infrastrutture e fortificazioni, o il caso del fregio della Basilica Emilia, eccetera, che poi è legato più ad un'idea di fondazione di città che non proprio alla rappresentazione di un cantiere. Occorre tenere presente il contesto sociale del cantiere. Il cantiere di età arcaica, soprattutto quello, supponiamo, di Tarquinio il Superbo, è un cantiere dove la manodopera è coatta, e la manodopera cittadina o di alleati ed è una manodopera coatta, coatta al punto tale da porre le basi per la rivolta contro il tiranno. Allora, noi abbiamo rappresentazioni di, non so, supponiamo edifici, ma edifici quando sono ultimati o restaurati, il caso delle monete, il caso, non so, di scene di sacrificio, il rilievo di Marco Aurelio, ma quasi mai del cantiere, per due ragioni. Per l'età arcaica, perché è un momento altamente impopolare di tutta quanta la vicenda, che meglio non ricordare che il popolo è stato asservito. I romani, diciamo, proprio ricorda Livio, anziché essere dei conquistatori e dei guerrieri, erano stati trasformati in lapicidi e scavatori di fosse. Questo ricorda proprio, insomma, questo. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che dall'epoca medio repubblicana, diciamo dalle mura del 384 avanti Cristo in poi, l'attività è svolta in larga parte da schiavi, per cui c'è poco, diciamo, è un'attività svolta da un ceto sociale che non ha dignità di grande autorappresentazione, a differenza dei legionari romani impiegati nella realizzazione del ponte sul Danubio. Ecco, differentemente in epoca medievale, ma qui mi tocca generalizzare, le rappresentazioni di costruzioni che abbiamo, mi viene in mente, non so, il Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze, ma anche il basamento del campanile di Giotto, sono rappresentazioni relative a corporazioni. Non sono degli schiavi, dei servi della gleba che si autorappresentano, lì sono una parte di una corporazione rilevante, che sono, adesso non mi viene in mente il nome specifico, ma sono, diciamo, coloro che realizzano le cattedrali, ecco, i maestri d'ascia e altre cose, che si autorappresentano come parte del corpo civico, anzi, alla pari anche delle grandi corporazioni come le arti di Calimaia e così via, le arti della lana, eccetera, eccetera. E quindi si autorappresentano o hanno un ruolo all'interno della rappresentazione del corpo civico. E lì c'è anche qualcosa di più, no? Cioè c'è un corpo civico che concorde a realizzare un'opera in cui si identifica. Esatto. E questo cambia completamente la prospettiva rispetto a quello che dicevi tu. Certo. Gli schiavi sono invisibili, non possono essere rappresentati, no? Certo, anche perché andrebbe a detrimento, sarebbe una reductio capitis dei cittadini alla fine, o di tutti, certo, gli altri rappresentati nel quadro o nell'immagine. Certo. Quindi questo insomma è il riferimento, è la differenza maggiore. Le cattedrali medievali sono state costruite da uomini liberi, con l'assistenza sicuramente di persone in stato semilibero, questo è chiaro, però c'erano delle maestranze specializzate che avevano pieno diritto nella cittadinanza, se non qualcosa di più.
e quindi avevano tutto l'orgoglio e l'interesse ad essere presenti, ad essere rappresentati. In altri casi no, ecco, non è stato questo il discorso, salvo eccezioni. Grazie. Prego. Grazie. Vedo la mano. Sì, no, solamente per aggiungere qualche cosa a questo discorso delle scene di cantiere, che sono in realtà molto poche in generale, quindi anche per l'epoca imperiale. Però di fatto Gabriele Cifani ha già tratteggiato le questioni essenziali. Molte di queste rappresentazioni sono di genere funerario, sono rilievi funerari, quindi si trovano personaggi che si fanno rappresentare in relazione alle attività che svolgevano in vita, il Redemptor, Prosceni, Lucius Peculiaris del teatro di Capua, o il Sepolcro degli Ateri, il famoso la rappresentazione dell'Argano, oppure sono anche relative alle elite, come abbiamo già sentito, quindi c'era quella del porto di Terracina, o c'è anche il sarcofago di terracotta del Museo Nazionale Romano, dove c'è un personaggio che si fa rappresentare come generale vittorioso e accanto delle scene di costruzione. Ecco, però altre si trovano negli affreschi delle ville o delle case di Pompei, però sono pochi. Poi aumentano con il tardo antico, con il VI secolo, però hanno altre ragioni d'essere. Ecco. Grazie. Allora io chiederei a Giulia Marsili di presentare il suo contributo dal titolo Archeologia del cantiere edilizio nella tarda antichità, materiali, maestranze e committenti nella documentazione archeologica ed epigrafica Italia e Mediterraneo orientale. Non ti sentiamo, Giulia. Mi sentite? Sì. Adesso sì. Perfetto. E, vedete il PowerPoint? Un attimo solo. Ancora no. Ora? Perfetto. Ok. Grazie mille innanzitutto per questo invito, questa bellissima occasione di confronto e discussione. Nell'ultimo trentennio, a ricerche di carattere tradizionale sull'edilizia antica, si sono affiancate analisi puntuali sulla filiera, i processi e le professionalità coinvolte nell'evento costruttivo, che tramite la messa a punto di nuove strategie di indagine di tipo qualitativo e quantitativo hanno saputo individuare dinamiche e fenomeni spesso occultati dall'avanzare stesso dei cantieri. Filone di studi che conta oggi importanti contributi per l'età repubblicana, imperiale, come abbiamo appena visto e sentito, e anche medievale, è stato solo parzialmente esplorato in relazione al mondo tardo antico. Questo intervento si concentrerà sull'edilizia ecclesiastica, spazio privilegiato di aggregazione per la comunità e di manifestazione di status per i committenti, cercando di mettere in evidenza attraverso indicatori archeologici ed epigrafici consuetudini logistiche e pratiche tecniche ricorrenti in relazione alla fase preparatoria ed esecutiva dei cantieri, in relazione a quest'ultima in particolare in merito agli arredi lapidei. Per quanto riguarda l'elaborazione dell'assetto planimetrico e degli elevati, la prima operazione svolta dai responsabili della costruzione era il dimensionamento dell'edificio sulla base dei modelli e dei parametri forniti dalla committenza. Per la comprensione di questi aspetti, un primo problema da verificare consiste nell'unità di misura utilizzata, generativa dei rapporti modulari e proporzionali tra le parti e il tutto. Questa in età tardo antica era soggetta ad una forte variabilità regionale. Al piede romano, in Oriente, sulla base del modello fornito dalla capitale costantinopolitana, si affianca un piede bizantino da 31,06 cm
circa, che poteva subire svariati mutamenti in sede provinciale o anche adattamenti all'interno dello stesso contesto, fattore che comportava talvolta la necessità di esporre pubblicamente i riferimenti forniti dal responsabile della costruzione alle maestranze, come nei casi che potete vedere in questa slide. Casi particolari in cui unità di misura differenti nello stesso contesto sono riferite a diverse squadre di operai, come per esempio nel caso di Laodicea Combusta, potrebbero essere interpretati alla luce della necessità di coordinare professionalità di differente estrazione geografica, considerando l'alta incidenza di maestranze itineranti, o al pagamento su base mensoria per le differenti professionalità, come sappiamo dalle Dictum de Prezis. Dal punto di vista archeologico, l'identificazione del riferimento dimensionale utilizzato per la formulazione del progetto risulta attendibile laddove i dati metrologici ottenuti da misurazione diretta possono essere verificati tanto per le principali linee architettoniche di pianta e alzato, quanto per elementi specifici come porte, finestre, arcate, elementi dell'ordine. Una volta identificati il piede di riferimento e la misura critica generatrice del modulo, due fenomeni sono verificabili con una certa ricorrenza, in particolare in edifici di committenza aulica, imperiale o episcopale. In primo luogo, le misure principali risultano essere numeri tondi divisibili per 10. In secondo luogo, si riscontra uno scarto di qualche centimetro tra le misure reali e quelle ideali. Questi due aspetti pongono in evidenza per la tarda antichità un forte trasferimento tecnologico in relazione ai principi cardine della progettazione antica, essendo già propri dell'architettura di età ellenistica e imperiale. Un caso di studio particolare, particolarmente interessante a questo riguardo, è costituito dal cantiere della Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Una revisione sistematica del monumento in tutte le sue componenti strutturali consente infatti di rilevare l'accurata pianificazione e progettazione dell'edificio e l'alto livello di competenze tecniche messe in campo dai responsabili della fabbrica. In questo caso l'unità di misura di riferimento è il piede bizantino tradizionale da 31,6 cm, che genera misure critiche perfette, divisibili per 10 sia nelle dimensioni principali che in quelle secondarie, con uno scarto minimo tra misura ideale e misura reale. La razza interna pare calibrata sulla modularità dell'interasse, 11 piedi bizantini, su cui viene commisurata l'ampiezza interna della navata centrale e di quelle laterali, nonché la griglia modulare alla base delle dimensioni globali del cantiere. I fusti si pongono in una razza costante di 3 a 4 con l'intero ordine architettonico, che raggiunge i 20 piedi di altezza grazie alla predisposizione, probabilmente direttamente sul cantiere, come vedremo, di appositi piedistalli, disegnati secondo tratti stilistici e tettonici particolari. Questi dati rivelano una precisa gerarchia spaziale e una solida conoscenza dei numeri primi e della geometria euclidea in applicazione alla semantica delle strutture, e trovano corrispondenza con quanto tramandato dalle fonti circa le figure professionali responsabili del cantiere. A più alti livelli, questi ultimi, secondo la definizione di Pappo di Alessandria, per esempio, ottenevano il titolo di mecanichi o mecanipi, a conclusione di un approfondito iter formativo comprensivo di studi teorici, tecnici e pratici. Lo scarto più o meno accentuato tra modulo ideale e modulo reale, a cui abbiamo fatto riferimento, rimanda all'esistenza di progetti planimetrici realizzati su carta, di cui si trova menzione nelle fonti con i termini di indalmata, schimata, schiagrafi, sulla base dei quali il profilo degli edifici veniva poi riprodotto sul terreno come guida per lo scavo delle fondamenta, solitamente con un gesso o con un'incisione in profondità. La Vita Porfiri di Marco Diacomo, per esempio, riporta con dovizia di particolari questi passaggi, menzionando il carteggio spedito dall'imperatrice Eudossia al vescovo Porfirio, contenente il progetto per l'edificazione della basilica sul Mar Neion di Gaza, nonché il disegno eseguito su terra dall'architetto Rufino, sulla base dello schizzo imperiale. Lo scarto tra le misure sopraindicate è probabilmente da imputare sia a condizionamenti ambientali che alla tipologia degli strumenti utilizzati. Questi, per le misure lineari, consistevano in corde annodate o aste metriche, di cui si conservano alcune testimonianze archeologiche ed iconografiche, le cui dimensioni ridotte causavano
valutavano l'accumulo del margine di errore. Per misure circolari, come la circonferenza generatrice dell'ottagone di edifici a pianta centrale, come abbiamo visto nei casi di San Vitale e Santi Sergio Bacco a Costantinopoli, o la corda dell'abside, era utilizzata una corda con due punte all'estremità, la prima con funzione di perno in senso radiale, la seconda atta a descrivere il profilo della struttura da costruire o posizionare. Tracce archeologiche di questi strumenti si possono riscontrare, ad esempio, nella Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, dove alcuni dei 117 blocchi della cornice marcapiano della cupola, posti in opera in occasione del rifacimento del 558-562, presentano sul letto di attesa una linea curva continua, corrispondente allo spazio di posizionamento delle membrature superiori della cupola. Questo accorgimento di cantiere, imputabile al meccanopiossi Isidoro il Giovane, era finalizzato a comunicare alle maestranze l'esatta configurazione della curva e dunque la collocazione dei blocchi pertinenti alle singole costolature, fondamentale per la resa statica della nuova cupola ellittica fondata su pilastri leggermente deformati dalle spinte della cupola precedente. Un fenomeno frequentemente riconoscibile per la progettazione di edifici di culto a pianta basilicale è inoltre il ricorso a griglie modulari a base quadrata, fondate su misure generative dei rapporti proporzionali interni ed esterni dell'edificio, spesso corrispondenti all'ampiezza dell'interasse. Questa soluzione, verificabile per cantieri pertinenti a differenti contesti provinciali, da Roma, Ravenna, l'Isola Egea e l'Asia Minore Occidentale, aveva diverse finalità pratiche. Oltre a fornire i riferimenti necessari per il proporzionamento delle strutture, era funzionale all'adeguato posizionamento dell'edificio in rapporto al sistema urbanistico di riferimento e a condizionamenti di tipo topografico. Un campione significativo è offerto dall'edilizia religiosa dell'isola di Kos, indagata dalla missione archeologica dell'Università di Bologna. Nella Basilica dell'Episcopio, impiantata su un precedente complesso termale, l'accurata pianificazione della sovrapposizione si traduce nello sfruttamento di una maglia modulare che consente il raccordo tra i muri preesistenti, sfruttati come fondazioni, e le nuove strutture. Nel caso di Santo Stefano a Kefalos, l'uso di una griglia a maglia quadrata si rivela funzionale anche all'inserimento dell'edificio tra uno sperone di roccia a sud e una ripida scarpata a nord. Inoltre, il condizionamento ambientale rese qui necessari accorgimenti di cantiere specifici per la posa delle fondamenta, dal momento che il profilo accidentato della scogliera non permetteva la definizione degli alloggiamenti dei setti murari secondo le modalità canoniche. La soluzione adottata in maniera coerente in tutto il complesso consiste nel taglio diretto della roccia costiera, creando una cassaforma naturale entro cui fondare le strutture murarie, con una gestione calibrata del materiale litico di risulta, in parte opportunamente riquadrato, utilizzato negli elevati in opera pseudoisodoma, negli stilobati e nei contrafforti perimetrali, ed in parte impiegato come materiale da calcinatura nella grande calcare identificata in prossimità del cantiere costruttivo. Questa modalità procedurale testimonia una progettualità cosciente delle caratteristiche morfologiche del luogo e delle proprietà litologiche della malacopetra locale, offrendo un chiaro esempio di economia circolare tardo-antica. Per quanto riguarda la configurazione degli arredi lapidei, nella tarda antichità, come noto, le cave del Mar di Marmara, in virtù del legame geografico con la sede istituzionale del potere, divengono uno dei bacini di approvvigionamento più sfruttati per il rifornimento di cantieri ecclesiastici, sia nella capitale che nelle province. L'incremento esponenziale della domanda di mercato a cui questi opifici vanno incontro a partire dalla fine del IV, inizi del V secolo, determina la messa a punto di una catena operativa ad alta efficienza, caratterizzata da una progressiva razionalizzazione e velocizzazione della tecnologia produttiva. In questa direzione possono essere interpretati diversi indicatori archeologici. In primo luogo, i manufatti rinvenuti in cava da tempo hanno permesso di stimare una riduzione nel numero delle fasi di lavorazione per i manufatti più complessi, come i capitelli corinzi, indice di una semplificazione dei processi di manifattura. In secondo luogo, l'alta incidenza di manufatti in opera nelle province, esportati semilavorati e completati secondo stilemi locali,
permette di ipotizzare che l'acquisto di prodotti semifiniti da parte della committenza o dei retentori sedili fosse una pratica molto più diffusa di quanto fino ad ora stimato, con importanti ricadute sui costi della costruzione in relazione all'ingaggio di officine lapidarie locali. Questa tendenza di mercato portò alla messa a punto da parte delle maestranze di Proconneso di una serie di convenzioni artigianali funzionali a comunicare ai marmorari locali attivi sul cantiere tutte le informazioni tecniche necessarie per completare la rifinitura. A questo sistema di comunicazione non scritta possono essere ricondotte diverse tracce di lavorazione, segni e tracciati guida riconoscibili sulla superficie di manufatti reperiti in contesti archeologici. Per la lavorazione di basi di colonna, imposte e capitelli si verifica l'uso sistematico su scala mediterranea di cavi di calibro, punti di misurazione e linee guida, funzionali per la progettazione e prima sagomatura dei pezzi, in cui i volumi dovevano essere scomposti e accuratamente ripartiti per la generazione di superfici piane e curve, ma utili anche per il posizionamento successivo di elementi decorativi. Per altre classi di materiali, un'indagine comparata delle tracce di lavorazione su manufatti da lotti omogenei consente di riconoscere prodotti acquistati in diversi stadi di lavorazione, con riferimenti grafici e tecnici sfruttati come guida per la rifinitura sul cantiere da parte di maestranze locali. Nella fabbrica di Santa Pollinare in Classe, per esempio, è stato possibile riconoscere l'intero iter di manifattura previsto per i plinti, con operazioni standardizzate svolte dagli atelier di Proconneso e procedura di rifinitura sul cantiere ad opera di maestranze locali, la cui minore specializzazione è riflessa dalla scarsa comprensione delle geometrie di riferimento e dalle imprecisioni molto frequenti nella resa di alcuni dettagli grafici e ornamentali. La corretta ripartizione delle fasi di lavorazione dei manufatti ha ricadute effettive sulla comprensione della logistica e dei tempi del cantiere. Sempre a Santa Pollinare, il riconoscimento di un segmento di lavoro consistente da attribuire a maestranze locali, ingaggiate per soddisfare non solo la fase di rifinitura, ma anche buona parte del cosiddetto apparecchio rustico, permette di approssimare con più accuratezza i tempi di lavorazione necessari per gli elementi dell'ordine. Questi possono essere stimati tramite analisi quantitative che desumano i coefficienti dal manuale di Pegoretti in 2061 giorni uomo, di manodopera specializzata, corrispondenti a 6 anni e mezzo di lavoro considerando un solo marmorario. Lo studio delle tracce di lavorazione rimanda a 3 unità artigianali attive in contemporanea sul cantiere. Stabilendo l'entità media di una bottega lapidaria ad almeno un protomaestro, un capobottega e un apprendista, si arriva a poco più di un'annualità per la manifattura degli ordini, a cui sono da aggiungere 157 giorni uomo di manodopera non specializzata per la messa in opera. In ultimo, tra i codici comunicativi messi in atto dalle maestranze lapidarie per trasmettere informazioni a lunga distanza, possono essere annoverati i marchi marmorari. Questi segni, documentati su un'ampia gamma di manufatti da numerosi contesti mediterranei, possono essere considerati come vettori informativi tra maestranze, il cui messaggio poteva essere esplicato, recepito e fruito in diversi momenti della filiera costruttiva. Di notevole importanza per la logistica del cantiere erano i cosiddetti marchi di assemblaggio o posizionamento, incisi dalle botteghe lapidarie allo scopo di comunicare alle maestranze addette al montaggio sul cantiere le informazioni relative al posizionamento o all'assemblaggio delle singole membrature. In termini quantitativi, sulla base di una campionatura su scala mediterranea, è stato possibile verificare come questa procedura tecnica, già in uso nelle epoche precedenti, come abbiamo visto, e testimoniata fino al pieno medioevo, nella tarda antichità divenga prassi, essendo attestata su circa 514 manufatti da più di un centinaio di contesti archeologici. Sotto il profilo tecnico, l'uso standardizzato riflette un'organizzazione del lavoro sistematica, con un preciso coordinamento e ripartizione dei ruoli all'interno della fabbrica edilizia. L'utilizzo di questo particolare sistema di siglatura sembra infatti rispondere a 2 esigenze principali: quella di posizionare correttamente elementi pertinenti a serie composite, come gli elementi dell'ordine, vi ho portato qui il caso dei capitelli in posta ionici della Basilica dell'Echeo, porto di Corinto, Basilica di San Leonida,
in cui sigle, intendere come numerali, servivano per posizionare nell'esatta collocazione appunto i capitelli di un ordine, l'ordine laterale. Oppure un'altra esigenza, quella di assemblare correttamente segmenti diversi del medesimo manufatto. Molto frequente il caso di sigle di assemblaggio su basi, capitelli e colonne che dovevano essere montate contestualmente, come nel caso dei manufatti conservati nel deposito di Casa Romana, COS, questa Epsilon è coerente, così come le dimensioni dei letti di pose di attesa. La presenza di questo gamma, per esempio sulla base di colonna, indicava il posizionamento della colonna, insieme di base colonna capitello, al terzo posto della serie del colonnato. Oppure, un altro esempio, abbastanza frequente, è la presenza di sigle di assemblaggio, per esempio sulla base della trapezza, la base d'altare che doveva guidare il posizionamento dei sostegni. In alcuni casi molto particolari, come nelle gallerie di Santa Sofia a Costantinopoli, l'identificazione di una sequenza alfanumerica coerente in relazione al contesto archeologico ha consentito di tracciare l'avanzamento del cantiere, ipotizzando l'azione congiunta di più squadre di marmorari. Nello specifico, una che avanzava da est a ovest per quanto riguarda la lastricatura della galleria nord, una seconda con la stessa modalità progettuale nella lastricatura della galleria sud ed una terza con avanzamento da nord a sud per quanto riguarda la lastricatura delle gallerie sul Nartece. Un'altra categoria di sigle che contribuisce alla conoscenza delle modalità di fornitura, in questo caso degli arredi lapidei e della ripartizione del lavoro tra officine e cantiere, è rappresentata dai marchi di atelier marmorario. Composti da una o più lettere, spesso in legatura o monogrammi, questi segni epigrafici riflettono un ambiente tecnico specifico, potendosi rapportare all'identità e al lavoro delle singole botteghe. Apposti su manufatti secondo convenzioni artigianali ricorrenti, risultano funzionali a certificare l'operato delle officine a fini contabili ed economici. Un campione di 2703 sigle di officina da diversi contesti mediterranei, analizzato in ottica comparativa e quantitativa, ha consentito di individuare 165 officine marmorarie attive tra il V e il VI secolo sia a Costantinopoli che nelle province, con un picco di attestazioni di 56 unità attive nel primo quarantennio del VI secolo. I dati percentuali ricavabili dall'andamento delle attestazioni permettono di identificare il mercato primario dei prodotti lapidei contrassegnati da indicazioni di officina con i cantieri della capitale, promossi dalla corte o da membri dell'élite. La sola Costantinopoli vanta il 76% delle attestazioni di marchi di officina censite. Il 99% degli elementi siglati da atelier attestati in contesti mediterranei tra la metà del V e la metà del VI secolo risulta anche presente nella capitale, mentre al contrario non tutte le botteghe documentate in area metropolitana sono riscontrabili in altri contesti geografici. E questi elementi ci danno una dimensione riguardo al mercato di questi prodotti. Senza voler entrare nel merito delle molteplici informazioni ricavabili dallo studio di questi indicatori, sarà qui interessante rilevare due aspetti che impattano la compressione della fase esecutiva dei cantieri in relazione alla finitura degli arredi. Il primo riguarda lo spostamento di maestranze legate all'isola di Marmara, alle cave dell'isola di Marmara, su cantieri esterni all'area costantinopolitana. Unitamente all'osservazione della tecnologia di lavorazione e della resa stilistica, l'identificazione contestuale di sigle di officina su manufatti in proconnesio e in litotipi differenti, tendenzialmente di cava locale o regionale, consente di ipotizzare il coinvolgimento di maestranze itineranti, ingaggiate dai committenti per le fasi di rifinitura degli elementi direttamente sulla fabbrica. È per esempio il caso della Basilica dell'Echeo, già menzionata, dove molti degli arredi procurati da una committenza di altissimo livello sono contrassegnati da sigle di atelier. In particolare per la fornitura dei capitelli in posta ionici, la fornitura è assicurata da due botteghe, identificate rispettivamente dalle firme EU e PO, di cui l'ultima compare su due elementi in proconnesio e uno in pentelico.
La presenza del medesimo segno su litotipi diversi induce necessariamente a immaginare la presenza sul posto degli scultori metropolitani legati alla bottega. Questi dovevano operare in sinergia con officine locali, la cui mano è riconoscibile nei tratti stilistici delle cornici, delle mensole e dei capitelli di colonna abbinata del presbiterio, contribuendo a delineare l'alta complessità del processo costruttivo con squadre di lapicidi di diversa estrazione chiamati dalla committenza a lavorare congiuntamente sullo stesso cantiere. Un secondo aspetto degno di nota per lo studio dei cantieri, in particolare per la loro contestualizzazione cronologica, consiste nella possibilità di intendere le sigle di officina come uno strumento di cronologia relativa. Ciascun marchio, infatti, doveva avere un periodo di diffusione pari all'arco temporale in cui il protomaestro, il capobottega, svolgeva la propria attività professionale, circa una generazione, un 25enne, 25-30 anni. Tale informazione risulta di particolare interesse qualora sia possibile rintracciare la ricorrenza del medesimo segno in contesti stratigraficamente affidabili, consentendo in tal modo di attribuire a un determinato arco temporale opere reperite in contesti differenti, ma siglate con lo stesso nome. L'indicazione naturalmente va valutata sempre con cautela, dal momento che non è possibile escludere che alcune botteghe continuassero la propria attività anche in seguito alla morte del protomaestro o che manufatti vergati potessero rimanere invenduti in aree di deposito e utilizzati in periodi successivi. Pertanto non deve stupire la ricorrenza di sigle in singoli contesti d'uso più tardi rispetto al nucleo principale dei riferimenti, mentre il caso di attestazioni isolate in cantieri con datazioni più alte rispetto al resto della documentazione impone al contrario una puntualizzazione della cronologia degli interventi di arredo. Il caso che qui si intende portare come esempio è quello della Basilica di Calecapi ad Eraclea Perintos, sul Mar di Marmara, recentemente pubblicato e datato alla seconda metà del V secolo. Alla prima fase edilizia, alla fase edilizia originaria, è stata attribuita anche la pavimentazione dell'atrio, con lastre in proconnesio, talvolta contrassegnate da sigle. Queste ricorrono in cantieri metropolitani e provinciali in un arco cronologico coerente, corrispondente ai primi decenni del VI secolo, come potete vedere nella tabella di destra. Questo dato permette di avanzare l'ipotesi di una cronologia più bassa per la monumentalizzazione del complesso, aspetto peraltro corroborato anche dalle caratteristiche tecnico-stilistiche dei mosaici. Concludendo, il cantiere edilizio di epoca tardo-antica può essere considerato come un microcosmo in cui convergevano molteplici istanze di natura tecnica, sociale, ma anche politica ed economica naturalmente, per la cui ricostruzione è necessario ricorrere a fonti di diversa natura. Una valutazione qualitativa delle dinamiche tecniche e logistiche ricorrenti in relazione alle fasi di progettazione ed esecuzione può essere effettuata attraverso l'individuazione di specifici indicatori archeologici ed epigrafici, caratterizzanti esperienze costruttive di alta committenza. Al fine di contestualizzare il cantiere tardo antico nella sua dimensione sociale ed economica, prospettive future di ricerca potranno rivolgersi ad un approccio ricostruttivo di tipo quantitativo, finalizzato all'inquadramento dei costi dell'esperienza costruttiva nel contesto storico di riferimento. Già dalla metà del IV secolo, infatti, le mutazioni del sistema di monetazione, la forte inflazione e la fluttuazione nei prezzi di merci e servizi non consentono di considerare come attuali e quindi utilizzabili i valori forniti con dovizia di particolari dalle dictum de prezis, appena agli inizi del IV secolo. Per giungere a stime attendibili sarà dunque necessario mettere a punto, a fronte delle differenti forme di ingaggio per le maestranze note dalle fonti, una scala di valori di mercato compatibile con l'orizzonte economico tardo-antico, al fine di quantificare lo sforzo messo in campo dai committenti e comprendere l'effettivo impatto socio-economico dei cantieri nel contesto urbano di riferimento. Grazie. Grazie a te Giulia per la bella esposizione. Che tocca un tema, quello della metrologia storica, che sarà poi fondamentale anche successivamente, quindi nel basso e tardo medioevo. Quindi
penso che possa essere utile anche per capire il tuo intervento, per capire le origini di questo aspetto fondamentale. Bene, a questo punto direi di proseguire con l'intervento di Paola Greppi, dal titolo Verso una mappatura degli indicatori del cantiere alto medievale, casi emblematici di edilizia religiosa tra V e X secolo in Italia settentrionale. Grazie. Grazie, prima di tutto vi ringrazio per avermi invitata e condivido lo schermo. Ditemi solo se si vede, userei un PDF PowerPoint molto pesante, quindi se vedete bene farei così. Vediamo bene. Benissimo, allora grazie anche per avermi affidato appunto un tema così complesso, perché l'Alto Medioevo è sicuramente uno dei periodi storici più difficili e articolati, all'interno del quale riconoscere appunto tracce di cantiere e modalità precise di cambiamento. Dunque, riuscire a tracciare quindi le caratteristiche e gli indicatori del cantiere alto medievale, oltre che delle sue numerose appunto trasformazioni nel tempo, è una operazione certamente complessa per molteplici ragioni. Beh, prima di tutto la scarsità delle fonti scritte, che diversamente dagli altri periodi si riducono sostanzialmente alla documentazione tardo imperiale sul riuso che conosciamo e soprattutto al memoratorium de mercedibus commacinorum, il preziario o guida al capitolato ai capitolati di appalto conservata nell'editto di Liutprando. Quindi questa scarsezza insomma di fonti documentarie è ulteriormente aggravata dal fatto che l'Alto Medioevo, quindi questi 5 lunghi secoli, sono caratterizzati da una diversificazione importante delle congiunture storiche, politiche, economiche e sociali, che hanno un riflesso concreto nelle testimonianze materiali edilizie che conosciamo e che sono dunque estremamente eterogenee. Ulteriori fattori di complessità sono poi dovuti, per esempio, alla larghissima, se non esclusiva, in alcuni casi, diffusione del reimpiego dei materiali da costruzione, in pietra e in laterizio, alla differenziazione di queste risorse disponibili su base territoriale e alla variabilità e l'influenza dei modi costruttivi a seconda dei territori o anche all'interno di un ambito territoriale più circoscritto. A questi si aggiungono la diversità e la flessibilità dei gradi di specializzazione dei costruttori su areali ampi, ma anche all'interno di uno stesso cantiere, in cui è molto difficile riuscire a comprendere spesso chi si occupasse di che cosa e dunque definire in modo dettagliato, come invece è possibile per altri periodi storici, la catena operativa. Quali sono dunque le possibilità di codificazione, insomma di ancoraggio di dati in un periodo storico così complesso? Beh, una soluzione potrebbe essere quella dell'analisi del problema per classi architettoniche. Io presenterò in questa occasione dei casi di edilizia religiosa, la definizione fluida dell'ambito di indagine. Che cosa vuol dire fluida? Cioè per casi emblematici, non bisogna limitarsi a un contesto territoriale, ma bisogna appunto anche guardare oltre, mettere in dialogo i contesti architettonici che si esaminano con magari alcuni casi più distanti che però possono essere molto significativi e importanti per l'interpretazione. Il tutto si deve basare, o almeno questo è il metodo che utilizziamo da tempo su Milano, che sarà il contesto principale che presenterò insieme ad altri, si deve basare su una griglia di ricerca di indicatori o markers a diversi gradi. Informazioni possono derivare, quindi gli indicatori si possono recuperare, diciamo, dall'analisi del materiale da costruzione, dall'analisi delle tecniche costruttive e dei gesti, e con questo intendo
la manualità, il saper fare delle maestranze come questo cambia nel tempo, e inoltre anche da modelli e soluzioni architettoniche. Per soluzioni architettoniche pensiamo alle differenze che stanno tra la costruzione di un muro e magari invece la costruzione di un sistema di copertura complesso. Allora, detto questo, quindi fatta questa breve premessa, si vede la seconda slide? Sì? Ecco. Sì. Sì, grazie. Fatta questa breve premessa, presenterò una serie di casi di studio sostanzialmente tecniche e pratiche costruttive, quindi dati materiali presi direttamente dalle testimonianze architettoniche di edilizia religiosa milanese, che è appunto oggetto di un progetto di ricerca che seguo da molti anni in collaborazione anche con altri colleghi e che nel suo work in progress, come vedremo, ha consentito di approfondire alcuni temi di ricerca, di studiare contesti nuovi, ma anche di buttare lo sguardo, diciamo, al di là della rete, cioè cercare di guardare contesti più lontani che possono appunto essere eloquenti in merito alla comprensione appunto delle trasformazioni dei fenomeni costruttivi nell'alto medioevo. La tecnica non mi soffermo perché non vorrei rubare poi troppo tempo visto che ho molte immagini da farvi vedere. Comunque il metodo di indagine è quello, come dicevo, basato sulla individuazione degli indicatori divisi tra indicatori di produzione e potremmo dire di costruzione, quindi indicatori di produzione derivabili dai materiali dello studio, dei materiali da costruzione in laterizio e pietra nell'arco cronologico di nostro interesse. Per l'analisi del laterizio possono portare ovviamente a conoscere in modo più approfondito la presenza delle nuove produzioni e la persistenza di queste attraverso il tempo, e poi l'analisi ovviamente approfondita del reimpiego che viene condotta con metodo mensio-cronologico e che sta portando ad una serie di risultati soddisfacenti all'elaborazione di una linea di tendenza sempre in corso di incremento che definisce proprio la trasformazione del fenomeno nel tempo nell'areale milanese e a questo punto anche con confronti al di fuori di questo. La mensio-cronologia consente nello studio del laterizio anche di individuare fenomeni di riciclo interno all'interno di un medesimo complesso architettonico, un aspetto estremamente interessante, cioè si tratta del riutilizzo del materiale proveniente dalle demolizioni dello stesso edificio. Fenomeni di frammentazione intenzionale, quindi di divisione secondo parametri metrici prestabiliti dei pezzi di regolarizzazione, che sono documentati, sappiamo, principalmente fino al VI secolo, quindi ancora in età tardo-antiche, al principio dell'Alto Medioevo, sembrano scomparire e poi ricompaiono a partire dal X secolo, ma saranno i casi e i dati materiali a parlare. Per la pietra vedremo che principalmente si tratta di opera di spoglia e quindi insomma tutti gli indicatori che possono fornire sono quelli relativi alla tipologia del mercato, alla sua diffusione nel tempo. Quello che emerge dal quadro ormai corposo che abbiamo a disposizione è una importante cesura nel mercato dell'opera di spoglia dei cantieri tra VII e VIII secolo, che denota una importante contrazione. Per quanto riguarda eleganti, soprattutto la malta di calce, anche in questo caso si osservano alcuni fenomeni, derivano dall'osservazione delle caratteristiche nei numerosi ormai contesti. Si possono comprendere alcuni fenomeni come la durata, quindi la persistenza dell'opus cementitium fino al VI, vedremo, come le malte a base di cuoce pesto, quindi idraulicizzate, e poi il progressivo peggioramento nei secoli qualitativo con l'addizione anche della terra o argilla a partire dai secoli centrali dell'Alto Medioevo. Per quanto riguarda invece gli indicatori di costruzione, sono quelli che derivano dall'analisi delle tecniche costruttive, ovviamente non l'ho detto, ma alla origine di tutti questi ragionamenti sta l'analisi stratigrafica degli elevati,
E quindi tutte le informazioni poi relative alle tecniche di costruzione delle fondazioni e degli elevati e le loro trasformazioni nel tempo, in laterizio e in pietra, e anche le trasformazioni dei del trattamento e dell'utilizzo dei leganti, delle malte di calce, riguardo alle quali ormai è abbastanza chiaro anche in questo caso la linea di tendenza evolutiva degli spessori, che diminuiscono progressivamente dal tardo antico appunto poi fino al romanico. Dunque, passando direttamente al, detto questo, e passando appunto al dato materiale, sono obbligata, diciamo, a fare una breve premessa sul tardo antico, quindi a sforare, a uscire un po' dalla cronologia che mi è stata assegnata, ma sarò brevissima, perché l'architettura paleocristiana milanese e in particolare quella della fine del IV, dell'inizio del V, e alla base, diciamo, poi di tutte le evoluzioni che ne derivano nel corso dell'Alto Medioevo e nelle reinterpretazioni poi dell'età romanica. Allora, a questo periodo storico sappiamo che sono attribuite le costruzioni di importantissimi complessi architettonici, la maggior parte dei quali dovuti all'evergetismo del Vescovo Ambrogio, costruttore, come sappiamo, di San Giovanni alle Fonti, San Simpliciano, San Lazzaro Maggiore, San Dionigi e Santa Tecla. Aggiungo, attività costruttive in Santa Tecla. Aggiungo San Dionigi, che è oggetto di una recentissima scoperta della soprintendenza milanese, quindi abbiamo finalmente identificato la basilica scomparsa di Ambrogio, che è oggetto di studio e sarà a breve presentata ufficialmente, diciamo. Ad ogni modo, questi monumenti così importanti e così conservati in elevato, adesso il caso della Basilica di San Simpliciano è il più eclatante, perché abbiamo circa 20 metri di elevato paleocristiano conservato, hanno delle caratteristiche comuni legate alla rilavorazione dei laterizi del reimpiego, ai range di frammentazione, di mascolamento delle partite, che sono sempre alla base della valutazione cronologica di questi edifici che vi presento, e la modalità di messa in opera. Messa in opera che è caratterizzata nei cantieri ambrosiani dalla reinterpretazione di una tecnica di tradizione romana, l'opus spicatum, che alla fine del IV, V secolo, in questi importanti cantieri, viene appunto utilizzato però per la costruzione degli elevati, alternandolo senza una modularità costante all'opera laterizia semplice. Per quanto riguarda le fondazioni dei cantieri della fine del IV, inizio V secolo milanesi, vediamo che queste sono tutte realizzate in conglomerato cementizio, dunque in opus cementicium, all'interno di cavi liberi, con gettate progressive, poi battute, si osservano bene nel caso dell'esedra del braccio orientale di San Lazzaro, a tutti i livelli, no, della stesura appunto dei piani di malta. Questa è una foto inedita d'archivio degli scavi del 1961 in facciata, davanti alla facciata di San Simpliciano, che mette fa vedere un pezzo della muratura del portico che circondava la prima fase costruttiva della basilica, anch'esso realizzato con una fondazione sempre in opus cementicium in cavo libero. La caratteristica interessante è che questa tipologia di fondazioni ha la parte superiore caratterizzata da livellamenti, quindi orizzontamenti ottenuti disponendo i pezzi a spina di pesce, oppure come nel caso dell'abside 1 di Santa Tecla, che è questo che vediamo preso da questa prospettiva perché è anche l'unica possibile in realtà nell'immagine di destra, con i corsi orizzontali sempre dei laterizi per livellare il più possibile la fondazione in corrispondenza poi dello spiccato. Ma non sono solo queste le fondazioni documentate
a Milano, perché le tipologie di fondazione di elevati documentati a Milano, perché il celebre esempio del complesso architettonico di San Lorenzo Maggiore, di committenza imperiale, ha caratteristiche completamente diverse. Si tratta in questo caso di una grande opera di spoglia, potremmo dire. Sono reimpiegati nelle fondazioni del Tetraconco e delle cappelle di Sant'Aquilino e Sant'Ippolito migliaia, insomma, blocchi di provenienti dall'anfiteatro di varie tipologie. Per esempio, queste sono le mensole visibili appunto nella fondazione di Sant'Aquilino, e questa grande impiego di spoglia, che sicuramente si deve alla committenza imperiale e anche alla disponibilità quindi di questa di accedere a una fonte così privilegiata di materiale da costruzione alla fine del IV, inizio del V secolo, è associata negli elevati a una tecnica costruttiva in laterizio su corsi orizzontali con pezzature piuttosto integre, quindi in migliori condizioni, diciamo, rispetto a quelle impiegate nei cantieri ambrosiani, ma sempre con la stessa tipologia di altezza dei letti di malta e così via. Sono presenti in queste murature, lo sappiamo dalle analisi archeometriche condotte ormai molti anni fa da Laura Fieni, sono presenti anche partite di nuova produzione. Ma venendo fatta questa premessa sul tardo antico, che bisogna inevitabilmente guardare per comprendere poi l'architettura alto medievale, quindi entrando nell'alto medioevo, tra la fine del V e il VI secolo, uno dei monumenti più importanti, insomma, milanesi e certamente conservati, è la cattedrale, l'abside di fase 2, cosiddetta, della cattedrale di Santa Tecla, quindi un'abside ricostruita ad alcuni metri di distanza da quella di cui abbiamo osservato le fondazioni all'inizio, datata invece alla fine del IV, e realizzata con una particolare tecnica di fondazione a doppia risega, potremmo dire, quindi la quota sostanzialmente del pavimento era questa, che ha caratteristiche diverse a seconda dei punti. Nel settore meridionale dell'abside, che è questo che vediamo, si tratta di una fondazione in cavo libero, sempre di gettate di opus di conglomerato di malta e ciottoli, mentre nella parte settentrionale il cavo è stato armato con delle tavole lignee che hanno lasciato appunto queste impronte molto chiare sulla superficie messa a nudo della fondazione. Questo probabilmente è una soluzione di cantiere improvvisata e dovuta, immaginiamo, al cedimento del terreno in questo particolare punto. L'elevato è invece poi realizzato apparentemente interamente in laterizi di reimpiego, dico apparentemente perché man mano che proseguono gli studi su queste architetture, su questi edifici, e si effettuano anche analisi di tipo archeometrico, ci accorgiamo sempre di più che sono quasi sempre presenti anche partite di nuova produzione mescolate al recupero, e che sono invisibili altrimenti, perché anche con la mensocronologia capite bene che si possono mettere in evidenza i picchi, non so, quantitativi, delle dimensioni intere, no? Cosa voglio dire? O il 30 o 30 o 44 centimetri, quindi i due lati del sesquipedales provinciale, ma non posso essere mai sicuro quando li leggo della loro integrità in corrispondenza del nucleo. Ne è un esempio questa foto in cui vediamo, no, comunque i laterizi frammentati e ammorsati sul nucleo dell'abside in un punto in cui è sezionato. La stessa struttura che vediamo qui in planimetria, ed è quella blu per intenderci, presenta in fase stratigrafica anche un'altra tecnica costruttiva, quindi segno di un cantiere molto complesso in cui lavoravano maestranze capaci di, o versatili appunto, oppure differenziate, capaci di mettere in opera
i laterizi, di fare fondazioni in conglomerato, ma anche di movimentare grandi blocchi di spoglio come quelli del cosiddetto Avancorpo Nord, che è questo che vediamo nelle foto, una struttura aggentante che doveva non chiudere ma delimitare il settore presbiteriale, realizzata con questi grandissimi blocchi di granito disposti per diatoni e ortostati, con una epigrafe reimpiegata tra l'altro al suo interno con dedica alla triade capitolina, quindi anche in una posizione forse simbolica proprio nel nucleo della muratura, e utilizzo di malte a base di cocciopesto che sono utilizzate solo in questa porzione specifica. Ecco, quello che noi vediamo a Milano, che la malta di cocciopesto viene proprio destinata soltanto a porzioni architettoniche particolarmente rilevanti all'interno dei monumenti. Questo è il caso, per esempio, proprio di Santa Tecla. Si tratta quindi di una delle ultime testimonianze sostanzialmente dell'utilizzo dell'opera di spoglia in città, associabile anche a un'altra testimonianza architettonica, che però non è di natura ecclesiastica, ovvero al raddoppio, al rafforzamento della cinta muraria attribuito a Narsete, quindi alla metà del VI secolo, che è realizzato proprio con grandi blocchi di spoglio sempre dell'anfiteatro. Un altro aspetto del cantiere che emerge dall'analisi appunto della struttura dell'abside di Santa Tecla è la tipologia della fondazione realizzata, gettate sempre nella parte inferiore sono 18 liemalte, e poi con questi livellamenti di laterizi nel punto in corrispondenza dello spiccato. Certamente tra la metà del V e il VI secolo a Milano continuano, nonostante si percepisca, adesso vedremo anche un progressivo degrado, una perdita di manualità delle maestranze, continuano a essere attestati esempi eccellenti di costruzione, come nel caso del sacello di San Simpliciano, dove coesiste una tecnica sui paramenti, che è quella degradata, potremmo dire, di epoca ambrosiana, quindi con la spina pesce alternata ai corsi orizzontali di laterizi. Perché dico degradata? Perché è caratterizzata da un materiale che è più frammentato e anche da una maggiore incertezza nella messa in opera, quindi corsi non molto orizzontali, con alcuni rari sdoppiamenti, inserzioni più frequenti di elementi lapidei e così via. Questi i perimetrali del sacello, che è datato appunto alla metà del V-VI secolo, mentre la copertura invece dimostra la presenza sullo stesso cantiere di maestranze capaci anche di costruire appunto un'opera complessa, come questa volta in laterizi, mai esaminata su base archeometrica o da vicino, premetto, ma che già solo dalla vista così da basso sembrano interi per la maggior parte, se non per la totalità, assemblati appunto con malta a base di cocciopesto, e soprattutto la sua copertura con anfore annegate nella malta, sopra le quali si posava il tetto, e che confermano appunto la datazione, contribuiscono alla datazione del monumento a un periodo post V secolo, quindi diciamo V-VI secolo. Tipologia questa complessissima, quindi un cantiere complesso di costruzione del sistema di copertura, che troviamo a Milano anche in Sant'Aquilino e Sant'Ippolito in San Lorenzo Maggiore, quindi anche nelle cappelle del grande cantiere imperiale di San Lorenzo. Venendo proprio a San Lorenzo, vi presento in via del tutto provvisoria il caso del mausoleo di San Genesio, poi Sant'Aquilino, che è in questo momento oggetto di uno studio che sto conducendo insieme ai colleghi Elisabetta Neri e Luigi Schiavi, e che è iniziato
sotto con il coordinamento, diciamo, della soprintendenza nell'ambito del grande progetto di restauro che è stato condotto sul monumento. Allora, di alto medioevale, di questo straordinario monumento, edificio a pianta ottagonale con atrio, insomma noto forse ai più, vi sono sicuramente alcune fasi costruttive, alcuni tamponamenti, come potrebbe essere questa finestra su uno dei fianchi, ma probabilmente anche il sistema di copertura, la trasformazione del sistema di copertura con l'inserimento di questo loggiato che si appoggia, diciamo, come se fosse una gabbia alla cupola di fine IV, inizio V secolo, una volta padiglione ottagonale che è datata su base archeometrica, qui abbiamo le datazioni alla termoluminescenza, ed è certamente appunto di questo periodo, sia per tipologia che per appunto le datazioni archeometriche. La datazione di questa aggiunta, insomma, all'architettonica del monumento è complessa, ma sembra convergere verso un termine post-quem di fine VI, inizio VII e sicuramente un antequem di XI sulla base di alcuni dati materiali. Beh, prima di tutto la termoluminescenza del loggiato, condotta fatta già da Laura Fieni nella metà degli anni 2000, che aveva dato una datazione al 600 più o meno 100, che crediamo sia attendibile, essendo a quell'epoca la termoluminescenza più che sperimentata, meno attendibile invece il C14 delle Malte, che fu condotto allora e che sappiamo oggi invece porta... Viene effettuato con metodologie più raffinate, insomma, e quindi resta più dubbioso. Verso questa datazione convergono poi anche le anfore annegate e conservate nel sistema di copertura, datate tra IV e fine VI secolo, oltre che i capitelli, e quindi vediamo un cantiere complesso su cui confluivano anche materiali scultorei, e venivano messi in opera, i capitelli a foglie d'acqua con abaco liscio, conservati in parte in frammenti e derivati dagli scavi del secolo scorso, gli sterri del secolo scorso nella basilica, e in un caso ancora in situ, in posizione originale, con una colonnetta ricostruita verosimilmente nel Settecento con questi laterizi ritagliati, originariamente invece doveva essere in pietra, come ci ricorda peraltro una fonte del Settecento. Altro aspetto, datati peraltro questi capitelli in modo molto vario, è difficile riuscire a stringere, ma insomma diciamo VI-IX secolo, a seconda delle opinioni della critica, principali della critica. L'aspetto interessante è anche ovviamente la tecnica costruttiva del loggiato, che impiega materiali estremamente diversificati come tegole, vediamo alcune tegole anche negli archi appunto di copertura, e una messa in opera anche piuttosto ondulata e irregolare, che porta appunto a una collocazione della struttura in età alto medievale, sicuramente diciamo in età preromanica. A questo proposito, è assolutamente in termini problematici, giusto per farvi vedere quanto può essere anche difficile riuscire a circoscrivere un cantiere alto medievale e a riconoscerne le tracce, è suggestiva la presenza della sepoltura del vescovo Tommaso nella nicchia di sinistra dell'atrio a forcipe del mausoleo, che potrebbe essere connessa a un qualche rifacimento, ma non è necessariamente legata a questo, ecco. Insomma, però è un dato interessante di utilizzo che va correlato al cantiere del loggiato. Venendo a un altro caso importante di cantiere alto medievale milanese, vi presento quello della tripartizione in navate della Basilica di San Simpliciano. La Basilica di età ambrosiana viene tripartita in navate, quindi divisa da pilastri, sicuramente nell'alto medioevo.
prima della ricostruzione romanica che interessa anche, che comporta l'obliterazione delle arcate originarie e la costruzione poi del sistema di copertura voltato. Noi sapevamo già dalle indagini di Vartarslan che questi pilastri erano stati sfoltiti ed erano dunque in numero doppio rispetto a quelli che oggi sono conservati, che sono quelli in viola sulla planimetria, perché all'epoca Arslan condusse un sopralluogo nel sottotetto dove poté vedere i setti longitudinali che costituiscono la terminazione lineare appunto del sistema delle arcate della navata centrale. Le indagini nel sottotetto condotte a distanza di 70 anni da quei primi sopralluoghi hanno consentito negli ultimi 2-3 anni di riesaminare questi importanti setti murari che vediamo in questa immagine, lunghi 50 metri, costruiti in laterizio con una tecnica come vedremo diversa da quella dei pilastri inferiori, ma che si sono rivelati in fase con questi sulla base dell'analisi metrica quantitativa dei materiali da costruzione, nei quali emergono, come vedete, in modo molto significativo i pezzi interi per il lato di testa, e dunque lasciamo aperta la possibilità, che sarà da verificare poi con una analisi archeometrica che a questo punto è necessaria, di una produzione nuova di laterizi mescolata al recupero per questo importante cantiere alto medievale. Cantiere sul quale ancora c'è molto da capire, anche la presenza di queste ampie porzioni di intonaco che vediamo nell'immagine e che ritroviamo a coprire le ghiere degli archi paleocristiani e i perimetrali paleocristiani sui fronti interni dei perimetrali esterni, forse anche questo intonaco è associabile a questa prima fase costruttiva, certamente non è presente alla base, ma non possiamo escluderlo. Come non si può escludere che, seppure con una tecnica completamente diversa, che come vediamo non è una stranezza nell'ambito dei cantieri altomedievali trovare soluzioni più raffinate, diciamo più di qualità e di minore qualità all'interno di una stessa fabbrica, siano attribuibili anche i tamponamenti dei grandi finestroni, sui quali c'è uno studio in corso che speriamo che ci porti qualche risultato in più. Ecco, anche perché i tamponamenti dei finestroni avrebbero un senso in relazione alla gestione della luce all'interno dell'edificio e quindi sarebbero correlati poi anche alla questione, insomma, dei pilastri che chiudono lo spazio e quindi è una questione anche questa di difficile lettura e comprensione. Venendo proprio ai pilastri inferiori, sono questi che forniscono le maggiori informazioni dal punto di vista cronologico sulla base dei confronti. Sono infatti caratterizzati da una particolarissima doppia lisciatura del giunto, del letto di malta e del giunto verticale, realizzata inclinando la cazzuola dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, quindi creando una sorta di spigolo aggettante, lisciato perfettamente, che trova confronti con una serie di contesti edilizi di culto della nostra penisola, ma anche a Parenzo, nel palazzo episcopale, quindi anche in Croazia, prevalentemente datati, fatta esclusione per alcuni sporadici casi di epoca romana, quindi documentati e pubblicati, questi altri sono tutti prevalentemente datati all'interno del VI, inizio VII secolo e soprattutto concentrati nell'areale ravennate, fanno dunque pensare al movimento di una maestranza verso che si sposta e che viene a realizzare quest'opera in questo cantiere importante della tripartizione di San Simpliciano. Cantiere che probabilmente è da attribuire alla committenza di Agilulfo e ad Aloaldo associati in trono, i cui nomi sono impressi sulle tegole bollate che provengono proprio dalla Basilica, quindi al principio del VII secolo. Proseguendo, cerco di correre perché ho paura anche di sforare un po', proseguendo diciamo in ordine, mi devo fermare? No, hai
È molto interessante, quindi vai ancora un pochino avanti. Scusate, ma sono 5 secoli, volevo darvi una visione trasversale, insomma, del problema, e quindi mi rendo conto, cercherò di essere veloce. Ecco, questo è